Buona serata, amici di Border Knights. Nella settimana dell'anniversario dell'11 settembre ci sembra giusto fare questa sera il necessario anche una sorta di Giulietto Chiesa Night. Ascolteremo infatti i tre interventi che Giulietto Chiesa ci fece l'onore di concederci tra il 2016 e il 2019, intervenendo nella nostra trasmissione radiofonica del martedì, che tra parentesi riprenderà su Web Radio Network il primo martedì di ottobre alle 22. Il primo intervento è del 2016, il secondo del 2017 e poi l'ultimo intervento, quello del 2019. Ricordo che mi rimase particolare quella serata perché era un intervento radio, ma Giulietto si collegò invece in video e quindi per tutta la durata della puntata potevo anche vederlo, vedere le sue espressioni e insomma fu particolarmente emozionante e poi ripensando a quella che appunto sarebbe stata l'ultima volta che l'avremmo avuto qui con noi. Giulietto è sempre con noi, la sua voce manca terribilmente, ma le sue parole che ci ha lasciato sono ancora molto utili per descrivere il nostro presente e il nostro futuro. Ascolteremo gli interventi integrali, non abbiamo toccato niente, quindi ci sono chiaramente dei riferimenti datati rispetto a quello che stava avvenendo all'epoca, 2016, 2017 e 2019, ma ci sembra giusto così lasciarli intatti per mantenerne la loro originalità. Se vi farà piacere, vi aspetterà davvero una notte perché sono circa 2 ore e mezzo di interventi che vogliamo recuperare insieme a voi, anche perché, come noto, il precedente canale YouTube fu rimosso e quindi non si trovava più sul tubo questo intervento, questo triplo intervento di Giulietto Chiesa nella storia di Border Knights. Buon ascolto. E sono molto contento questa sera di avere con noi Giulietto Chiesa, che saluto e ringrazio. Ciao Giulietto e benvenuto. Buonasera, buonasera. Allora, da tempo molti ascoltatori che ci chiedevano appunto la tua presenza dopo le belle serate che abbiamo fatto anche con Massimo Mazzucco, e quindi diciamo che colmiamo un'altra lacuna e arricchiamo la nostra trasmissione con la tua presenza. Io partirei dalle tue ultime anche uscite mediatiche, non tanto diciamo per quello che è accaduto o non è accaduto, ma più che altro per l'argomento, cioè quando tu hai parlato recentemente, no, hai dato la tua interpretazione dei fatti di Colonia, un'interpretazione molto interessante, anche perché fin da subito questa notizia, diciamo, è a chi è un pochino, ecco, avveduto, è risultata subito abbastanza strana, no? Questa violenza di massa, in Germania. Come leggi questo fatto? Io ho visto che ha provocato un certo rumore perché mi hanno già chiamato in 4-5 e anche dai giornali vogliono sapere, non so cosa poi pubblicheranno, ma insomma arrivano telefonate perché io gli offro una chiave di lettura che a quanto pare i giornalisti italiani non sono più capaci neanche di esaminare. Voglio dire, ci sono poi le reazioni furibonde che, come si suol dire, sbarellano, perché si trovano di fronte a una realtà alla quale non avevano pensato e che in effetti loro capiscono che è forte come interpretazione, e quindi va bene. Quindi sono molto contento perché io sono convinto che siamo di fronte a una vera e propria operazione strategica, io direi non politica. Un'operazione strategica che fa parte del discorso generale che io vado facendo da molto tempo e che è che ormai viviamo in un mondo in cui esistono delle campagne militari, le chiamo proprio così, che vanno in parallelo con le campagne vere e proprie di guerra e che servono a modificare il quadro strategico internazionale. Ora, qui non c'è niente di complottismo come di solito viene detto, c'è semplicemente una considerazione molto pratica, cioè chi vuole cambiare la situazione politica a suo vantaggio deve oggi usare questi strumenti, li ha a disposizione, li hanno inventati i padroni dell'universo, come diceva Paul Krugman,
Non è che sono degli sciocchi che dormono sugli allori, loro sanno benissimo che la situazione si evolve e guardano lontano, entro certi limiti sono capaci di guardare un po' più in là del loro naso. E quindi uno degli obiettivi che gli Stati Uniti in particolare, ma tutto il sistema che loro hanno costruito e di cui sono parte, non unica, ma di cui sono parte, ha bisogno di cambiare le regole, perché con le vecchie regole sta perdendo il potere. E quindi una delle cose che fanno, mi pare chiaro, è quella di colpire l'Europa. L'Europa deve essere un alleato dentro il campo occidentale. Per questo hanno costruito la NATO. Ma nello stesso tempo questo alleato deve essere un alleato prono, come si suol dire, cioè un alleato che è totalmente subalterno. Come ha detto Putin in un'intervista che abbiamo pubblicato come Pandora TV nel 2004, lui ha detto: voi volete solo dei vassalli. E questo è quello che sta accadendo. Uno può dire: ma come, la Germania e la Francia non sono dei vassalli? In realtà io penso che siano dei vassalli, ma entro certi limiti. E cioè, per esempio, sia la signora Merkel che il nostro presidente francese Hollande hanno commesso all'inizio del 2015 un grave errore dal punto di vista degli Stati Uniti, cioè si sono staccati dagli Stati Uniti nella guerra in Ucraina. E quando si sono trovati di fronte alle evidenze, cioè che l'Europa era stata trascinata con il loro consenso in una guerra senza prospettiva che non sia una guerra più grande, hanno fatto un passo indietro. Quando la Merkel, mi pare che fosse gennaio, la Merkel e Hollande prendono l'aereo e vanno a Mosca a trattare con Putin, oh Dio mio, Putin, il dittatore della Russia, hanno rotto lo schema. E per questo sono puniti. Cioè gli Stati Uniti stanno lavorando per, gli Stati Uniti non da soli, Stati Uniti e Israele stanno lavorando per smantellare i due pilastri che reggono l'attuale Europa. Ora, a me questa Europa non piace per niente. Uno potrebbe dire: vabbè, ma siamo contenti, no? Se abbattono questa Europa va bene. No, però loro lo fanno con un altro scopo. Loro lo fanno con uno scopo opposto, che è quello di tenere questa Europa alle loro dirette dipendenze, cioè preparare un discorso ancora peggiore. Per cui io lo vedo, perché se io vedo due attentati terroristici organizzati a Parigi, uno più sanguinare dell'altro, poi vedo il colpo inferto alla Germania con la crisi della Volkswagen, poi vedo il colpo di Colonia. Perché Colonia? Cioè, si dice che sono gli immigrati che assalgono le nostre donne, ma perché a Colonia, cioè in Germania, e non, che ne so, a Liegi o a Parigi o a Lione o, che ne so, a Londra, oppure, che ne so, a Copenaghen? Perché? Ma perché si piglia sempre la Germania? Ma perché la Germania è un obiettivo politico, la Germania di qualcuno. Altra questione: chi è questo qualcuno? L'ISIS. Va via, l'ISIS è uno strumento nelle mani esattamente di queste persone. Certo, per realizzare queste operazioni ti ci vuole una copertura. Non puoi fare un attentato così, qualunque. Devi metterci gli islamici. Non puoi comunque creare un disordine a Colonia se non ci metti gli islamici. Capisci? E poi non puoi fare un attentato a Istanbul facendo morire 11 turisti tedeschi senza dargli una colorazione islamica. E tutto questo funziona sempre così, cioè tutti questi attentati sono stati dipinti di verde. Adesso io ho appena finito di scrivere un saggio, non lo posso ancora pubblicare perché lo pubblicherò in Francia quando uscirà il mio libro, è arrivata la bufera, e ho raccontato tutti, sotto il titolo I misteri di Parigi, ho raccontato l'attentato Charlie Hebdo di gennaio e l'attentato di novembre.
dal quale emerge in modo evidente, per me evidente, che per esempio, lo devo a Maurizio Blondet, che ha fatto la ricerca prima di me e io ho saccheggiato la sua ricerca all'interno di un ragionamento più generale, ma scusate, i primi quattro kamikaze di Parigi, non so quanti se ne siano accorti, perché tutti i giornali e tutte le televisioni non ce l'hanno detto, ma i primi quattro kamikaze di Parigi sono morti, tre vicino allo stadio, il quarto nel Boulevard Voltaire, sono morti uccidendo in tutto una persona. Non lo sa nessuno, cioè sono morti loro quattro e poi hanno ammazzato una persona. Quindi allora uno si mette secondo il racconto una cintura esplosiva intorno alla vita o da qualche parte e poi va a uccidersi da solo. Ma scherziamo davvero? Ma e questo sarebbe il kamikaze? Il kamikaze fa il kamikaze per uccidere. Quando va a far esplodere una bomba a Baghdad lo fa per uccidere 100 persone, se ci riesce, e questo ha un senso. Ma che uno si suicidi per uccidere se stesso non ha nessun senso, e quindi c'è qualche cosa che non funziona. E quindi io, per esempio, sono incline a ritenere, per varie ragioni, che questa gente non aveva nessuna cintura di esplosiva intorno alla testa, c'aveva un telefonino. Aveva un telefonino pieno di esplosivo che è sufficiente per uccidere te e poco più in là, di cui non sapeva probabilmente che fosse un telefono carico di esplosivo, e qualcuno da lontano ha fatto il numero e l'ha fatto esplodere. È chiaro che questo qualcuno, che stava probabilmente in Belgio, non sapeva dove si trovava la persona in quel momento e quindi li ha fatto esplodere guardando l'orologio. Adesso che facciamo? Dove sei? Oppure, magari non ci poteva parlare perché il telefono non funzionava, essendo carico di esplosivo, ma insomma, gli avranno detto più o meno dove sono, e li hanno fatti saltare per aria. I primi tre, uno si è fatto saltare, uno è esploso in un vicolo cieco da solo, un altro è esploso dopo essere stato respinto dallo stadio, ha fatto 20 metri di distanza e poi si è fatto saltare. È saltato per aria e ha ucciso un passante, l'unico morto. Il terzo si è fatto esplodere vicino a una vetrina da solo, di nuovo non ha ucciso nessuno, e la vetrina non si è neanche rotta, è rimasta solo inclinata. E il quarto, il più clamoroso di tutti, perché ci sono tutti i testimoni che l'hanno raccontato, arriva al Boulevard Voltaire, si siede sulla terrasse, cioè fuori dal locale dove c'è, come da noi fanno queste recinzioni, si siede, chiama la cameriera per ordinare, la cameriera si avvicina e lui esplode. Non grida Allahu Akbar, non fa nessun gesto, è tranquillo, fa un'ordinazione e salta per aria. E l'esplosione è così debole, notate, è così debole che la cameriera che era vicina a lui rimane ferita al ventre, ma non muore ed è viva. Allora, capite, una cosa del genere mi fa pensare che questa è un'operazione in cui un gruppo di musulmani, peraltro tutti pregiudicati, cioè erano tutti sotto il controllo della polizia, non da ieri, ma da tempo. Quindi un gruppo di pregiudicati, quindi facilmente ricattabili, viene tirato dentro un'operazione che servirà poi alla fine per la copertura di un attentato terroristico in grande stile fatto da professionisti con i fiocchi, che vanno a sparare al Bataclan, vanno e probabilmente se ne vanno via senza essere presi. Questa è la questione. Allora, che sono musulmani pure questi? Ne dubito, perché i musulmani sono quegli altri. Non c'è bisogno di avere musulmani dentro e fuori. I musulmani fanno la copertina della rivista e quelli che sono dentro fanno l'atto terroristico. Io penso così, anche concludo questa cosa per dire che non credo di essere troppo fantasioso. Qualcuno mi dovrebbe spiegare come mai di quello che è accaduto dentro il Bataclan non c'è che una fotografia. Io ho fatto la ricerca, la può fare chiunque. Vai su tutti i motori di ricerca, scrivi Bataclan, massacro, eccetera, eccetera, e viene fuori sempre la stessa fotografia. Allora io dico, ragiono, qualcuno magari si arrabbia per questo, ma io ragiono, là dentro c'era un migliaio di persone, tutti giovani,
tutti con il telefonino, sicuramente tutti con il telefonino. Là dentro c'erano più di 1000 telefonini in funzione, nessun telefonino che era dentro il Bataclan ci fa vedere nessuna immagine, né prima, né durante, né dopo. C'è qualche immagine in cui si vede male l'inizio del concerto, poi dopo non si vede più niente, non c'è più nessuna immagine, una sola fotografia che tra l'altro solleva più dubbi che certezze, dove si vedono 16 cadaveri che sono messi per terra in un modo strano, con dei segni per terra che non sono comprensibili, fatti dopo, tutto strano, chiunque può andare a controllare, andate a vedere, vedete, scoprirete che tutti i giornali hanno pubblicato la stessa fotografia. Allora io mi domando, è possibile che 1000 persone con il telefonino in tasca non facciano quello che oramai si fa in qualunque circostanza? C'è un incidente automobilistico, c'è subito qualcuno che fa il filmato e lo mette su YouTube dopo un minuto, oppure addirittura gente che ha partecipato a un incidente che fa il filmato e lo mette su YouTube, e quelli lì che partecipano a un attentato terroristico, il più grande della storia dell'Europa, più o meno uno dei più grandi, senza fare una... dopo aver vissuto quell'esperienza. C'è solo una spiegazione, adesso voglio parlare con un po' di tecnici, voglio farvi spiegare che quelli che erano dentro non hanno potuto filmare niente perché tutti i telefonini sono stati messi fuori combattimento. In qualche modo tecnico io credo che sia possibile, ma bisognerà accertare le modalità. Ma se è vera questa ipotesi, e questi, se fossi un inquirente, la prima ipotesi che farei è: come mai nessun telefonino dentro il Bataclan ha potuto realizzare una ripresa? Domanda. E questa è una questione centrale, perché se venisse fuori che c'è quello che io dico, e cioè che c'è stato prima un sistema di, come dire, disturbo elettronico che ha impedito ai telefonini di funzionare, allora avremo la prova che non si è trattato di un attentato terroristico islamico. Questo è il mio ragionamento. Poi aspetterò le risultanze dell'inchiesta. Ti chiedo se anche sul numero delle vittime nel mondo, no, cosiddetto tra virgolette complottista, c'è addirittura chi le nega, chi le ridimensiona. Secondo te i morti sono stati quelli o si è anche lì esagerato? In realtà noi non abbiamo la lista, io non ho visto da nessuna parte la lista completa dei 129 morti. Se qualcuno l'ha vista, me la mandi, me la dica. Io non l'ho vista, ho visto un gruppo di fotografie dove c'erano, anche sui giornali francesi, dove c'erano una trentina di fotografie di morti, ma una lista completa non l'ho vista, e quindi rimane il dubbio, forse da qualche parte c'è. Ma sempre continuando sul ragionamento delle incongruenze, qualcuno mi deve spiegare perché 4 giorni dopo il covo di Saint-Denis, dove vengono poi uccisi tre dei partecipanti, 2 uomini e una donna, non potevano essere catturati vivi? Noi sappiamo che durante la notte del 18 alle 4 del mattino l'edificio dove erano stati identificati i terroristi, dopo che era stato ripulito tutto il quartiere, viene circondato dalla polizia e viene assaltato dalla polizia, che ci comunica di avere sparato 5.000 proiettili. Ma come sarebbe a dire 5.000 proiettili? Hai crivellato l'edificio, l'hai fatto a pezzi, non volevi prendere nessuno vivo? Poi loro hanno detto che si sono fatti esplodere, ma prima hanno detto che la donna si era fatta esplodere, ma la donna a quanto pare, secondo altri testimoni, si è affacciata alla finestra gridando "io non c'entro niente" o qualcosa del genere, quindi la donna non era parte del terrorismo, comunque voleva sopravvivere, tenetela viva così almeno possiamo interrogarla dopo, no? Per sapere chi erano questi qua, e invece no, bisognava ammazzarli tutti. Ed è una delle caratteristiche che mi colpisce molto, perché sia nel Charlie Hebdo sia nel 13-11 del 2015 è avvenuta la stessa cosa, cioè sono morti tutti salvo uno, che poi sono tre, ma che sono stati lasciati fuggire e sono stati fermati 4 volte dalla polizia nel percorso in cui andavano da Parigi al Belgio, alla frontiera belga, fermati 4 volte in pieno allarme generale, e non sono arrestati, perché essendo chiaramente gente di pelle
e di carnagione scura, quindi anche questo è incredibile. Cioè, se fai l'elenco delle cose incredibili ti accorgi che la versione che ci hanno dato è un bluff. E infine la domanda che, da cui sono partito nel mio saggio, è: ma come mai l'inchiesta su Charlie Hebdo è stata fermata invocando il segreto militare? Ma quando si invoca il segreto militare lo si fa perché si vuole coprire qualcuno che ha a che fare con l'autorità dello Stato. Non volevano mica coprire col segreto militare i terroristi che sono morti tutti, no. Evidentemente c'erano talmente seri elementi che se fossero usciti fuori sarebbero stati uno scandalo mondiale, e quindi hanno chiuso l'inchiesta e buonanotte. E quindi tutto questo puzza lontano un chilometro di operazioni che servono per a terrorizzare gli europei, questo sicuramente, terrorizzare gli europei e prepararli come delle pecore alla riduzione delle loro libertà e dei loro diritti, e dall'altro lato servono per modificare i rapporti di forza internazionali, che siano quattro scalzacani che vengono dalla Siria e che hanno combattuto per una settimana, come il famoso capo dell'operazione del 13-11, che era famoso perché si faceva vedere su YouTube mentre scaricava i cadaveri, e il primo incarico che sembra che gli sia stato dato era svuotare le tasche dei cadaveri del nemico. Ma via, vogliamo scherzare? Uno di questo livello non è in grado di concepire nient'altro che un'operazione del genere, scaricare le tasche dei disgraziati che ha già ucciso o che hanno ucciso gli altri. Quindi tutto questo è una comicità, e più comico di tutto è il fatto che i giornalisti che hanno fatto le ricostruzioni dell'evento non si sono accorti di niente. Tutto ciò che io sto dicendo, per esempio, non era compreso, neanche toccato di sfuggita nella ricostruzione che ben quattro giornalisti di uno dei più importanti giornali italiani, La Repubblica, hanno fatto dell'evento. Questi signori sono quattro professionisti che non si sono accorti di nulla di ciò che io ho detto fino ad ora, neanche per citarlo. Non c'era e non è stato neanche affrontato. Se questo è il giornalismo. Questa poi è una, tra virgolette, novità, nel senso che da quando è entrata in scena l'ISIS, o forse già prima con Al-Qaeda, c'è un conformismo che non c'era, ad esempio, ai tempi, no, delle guerre degli anni 90, in cui ad esempio si davano anche le posizioni della ex Jugoslavia, o quantomeno si dava conto anche dei morti, dei bombardamenti, eccetera. In questo caso, da vari anni ormai siamo tutti uniti contro il nemico numero uno, ISIS, e non è ammessa una posizione diversa. E certo. Se cominci a farti queste questioni è un po' difficile tenere in piedi tutta la storia, è evidente. E quindi i giornalisti seguono il criterio: se io voglio stare in questo posto e lavorare in questo posto non devo creare problemi, e così fanno. Citavi prima, no, appunto, un nuovo potere, equilibrio a livello internazionale, no? Questi eventi servono a mutare, ecco, il potere, ma quindi diciamo stati come Francia o come Germania non sono sufficientemente schierati verso certe parti. Qual è il motivo di creare, se creati sono, questi episodi, questi attentati? Dove li si vuole trascinare? Ma la spiegazione io la trovo sul terreno politico, cioè intendo dire, questi paesi, parlo della Germania e della Francia, non sono mai stati ostili all'Occidente, fanno parte dell'Occidente, sono dentro la logica dell'Occidente, solo che i rapporti di forza all'interno dei singoli stati sono cambiati radicalmente. Guardate quello che sta succedendo che le classi dirigenti dell'Europa, che avevano promesso ai popoli europei benessere, il welfare, quello che si chiama il welfare state, no? Avevano promesso in cambio dei voti: voi ci date i voti e noi più o meno bene vi daremo un ottimo tenore di vita. L'hanno fatto praticamente per 40 anni. L'Europa è cresciuta così, avendo la fiducia dei ceti medi europei e di larghi strati della popolazione. Dopodiché però noi stiamo assistendo negli ultimi 15-20 anni a un crollo del sistema di vita dell'Occidente. Crollo perché? Ma perché i ceti medi
e gran parte degli operai e dei lavoratori sono stati depredati, cifre ufficiali, del 25-30% dei loro redditi. Cioè c'è stato uno spostamento di ricchezza gigantesco dai lavoratori dipendenti e dai pensionati ai proprietari e ai redditieri. Questo ha cambiato completamente la struttura del potere. Allora una parte del popolo europeo comincia a dire: ma questi qui non ci rappresentano più, il mio tenore di vita è peggiorato. E quindi cosa fa? Va alla ricerca di altri partiti, cosa che si vede a occhio nudo, sta accadendo in Italia, in Francia, in Inghilterra, in Spagna, in Portogallo, in Grecia, in Belgio, in Finlandia. Guardate, il quadro è questo: tutti i paesi praticamente della vecchia Europa si sono resi conto che i partiti che esistono nei parlamenti non li rappresentano più e vanno alla ricerca di altri partiti. E allora ecco qui il punto: le classi dirigenti che ieri, fino a ieri, erano praticamente in ginocchio di fronte agli Stati Uniti, totalmente succubi e totalmente ricattati, a un certo punto si pongono il problema: ma io che devo fare? Come faccio a restare al potere contro tutta la gente che mi deve votare? Capisci il problema? È molto semplice: che il signor Hollande, se vuole, e il suo partito, se vogliono essere votati, devono trovare una soluzione. Se vanno dietro gli americani si trovano nei guai. La crisi del 2008 è stata portata in Europa dagli americani e gli europei hanno dovuto pagare il prezzo, ma pagando il prezzo hanno perduto la fiducia nelle loro classi dirigenti. Quindi se uno vuole fare carriera politica, vuole diventare dirigente politico, vuole fare i soldi, vuole diventare importante, deve comunque avere un rapporto con il suo elettorato. Questo è il problema. E la crisi dell'Europa è dovuta al fatto che c'è lo scollamento tra le grandi masse popolari di questi paesi e i loro dirigenti. Ecco fatto il problema. A questo punto l'America deve ricattarli e deve bastonarli quando manifestano qualche segno di resipiscenza o qualche segno di ribellione. Giù botte, così almeno saranno più succubi. La questione è chi arriva prima. E quindi tutto questo squilibrio sta dimostrando da un lato che gli Stati Uniti stanno perdendo il controllo, dall'altro che le classi dirigenti europee non hanno più la fiducia dei loro popoli, o comunque questa fiducia si va sgretolando a grande velocità. Guardate le elezioni in Italia: 5 Stelle, che non c'era prima, in un colpo solo nel 2013 prende il 25% dei voti. Guardate in Gran Bretagna: il partito di Farage, che non c'era, diventa il primo partito in Europa. Guardate in Spagna: non c'era Podemos sta diventando una forza decisiva, e così via discorrendo dappertutto. In Grecia, Siriza, qualche volta l'opinione pubblica va a sinistra, qualche volta va a destra, comunque va alla ricerca di partiti nuovi, e quindi questo dimostra che è finita la fiducia. E allora a questo punto il meccanismo del consenso generale salta, e qui viene il cambio delle forze politiche, il cambio dei rapporti di forza. Ed è per questo che gli Stati Uniti sono molto preoccupati, perché se continua ancora così per 1, 2, 3 anni, a un certo punto appariranno forze politiche che diranno di no agli Stati Uniti. Bisogna impedirlo prima, ora. Bisogna mettere in ginocchio le opinioni pubbliche, bisogna terrorizzarle subito, da ora, fin da ora, e se possibile terrorizzare anche i gruppi dirigenti. Se non ci riescono, li cambiano pagando i nuovi dirigenti. Quindi guarda il comportamento di Renzi. Renzi è un fedelissimo, però molto prudente. Ecco, bisogna dargli atto che è molto furbo. Sta attento a non uscire dal seminato, anche perché è marginale, quindi si può permettere il lusso di stare fuori dal fuoco dell'obiettivo. Invece Francia e Germania sono dentro il fuoco dell'obiettivo e devono rispondere. Bisogna vedere fino a che punto reggono e fino a che punto saranno costretti a cedere. La Germania sta meglio della Francia, naturalmente, perché la Germania c'è ancora una struttura politica solida, perché sappiamo perché. Perché la Germania è quella che ha rinunciato meno al welfare state e quindi c'è ancora i suoi partiti più o meno funzionanti. Tutti gli altri paesi europei sono già in grave crisi politica. Questa è la mia risposta. Allora, dopo abbiamo delle domande, quando abbiamo annunciato qualche ora fa la tua presenza. Intanto volevo coinvolgere anche Paolo Franceschetti in queste tue riflessioni. Non so, Paolo, se vuoi partire da Colonia o dalle altre riflessioni sui fatti di Parigi che ha fatto Giulietto. Allora, intanto saluto il senatore, perché io sono arrivato un po' in ritardo. Senatore, no. Senatore no, però. Ah, no, non lo è. No.
deputato. Neanche. Non è così, non, non era in Parlamento. Era stato al Parlamento europeo, ma non... anni era fa. Era al Parlamento europeo. Anni fa. Comunque... anni fa. Ah, ecco, adesso non c'è più. No, ecco, mi era sfuggito questo particolare, insomma. Sì. Ero rimasto un po' indietro. Va bene, va bene. No, in realtà di massimo concordo con l'analisi, perché poi ne abbiamo parlato diverse volte anche con altri analisti, e qui fa piacere però che venga questa analisi da una persona che allora non è, ma è stata comunque nelle istituzioni, no? Quindi ha avuto modo un po' di saggiare il terreno anche dall'interno e non semplicemente come facciamo noi da osservatori esterni che dobbiamo ricostruire solo sulla base di... cioè di quello che ci viene raccontato, insomma, e poi con logica tiriamo fuori però le stesse considerazioni che sono state fatte in questa sede. Volevo chiedere a Chiesa se ha letto il libro di Gioele Magaldi, Massoni, che colloca, di, se sa di che cosa stiamo parlando, che colloca Putin nella stessa loggia massonica che, se non ricordo male, dovrebbe essere la, non mi ricordo se la Triais o la Ator Pentalfa, insieme alla Merkel e ad altri personaggi, compreso però anche alcuni americani come Bush. Dunque, dico subito, non ho letto tutto il libro di Magaldi perché quando sono arrivato a pagina 100 ho cominciato a vedere che lui metteva nella stessa loggia Gorbaciov e Putin, per esempio, e poi metteva addirittura nella stessa loggia Brezhnev e, se non sbaglio, Deng Xiaoping e Mao Zedong. Allora, vi dico subito con tutta franchezza, chi scrive queste cose non sa nulla di questi paesi e parla a vanvera. Mi dispiace per Magaldi, ma non saprei dire altro. Queste cose sono totalmente senza senso, perché vengono applicati criteri delle massonerie a società dove la massoneria non aveva la stessa né storia né fisionomia né nulla. Poi bisogna non conoscere per nulla il Partito Comunista dell'Unione Sovietica se si dice che il capo del Partito Comunista dell'Unione Sovietica era membro di una massoneria. Ma questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. A parte il fatto che io conosco personalmente Gorbaciov, conosco tutto il suo percorso, ci ho parlato, ci parlo, abbiamo cenato insieme decine di volte, e quindi quando sento dire una cosa del genere mi scappa proprio da ridere. Quindi ho smesso di leggere dopo la pagina 100, ma soprattutto l'ho fatto da un punto di vista, diciamo così, metodologico, oppure se volete epistemologico, cioè interpretare la storia del mondo, a parte gli errori fattuali che sono questi, senza dandoci delle grandi verità e senza poterci consentire nessuna verifica. Non so quanti di voi hanno guardato il libro, ma avranno capito che dopo che hai letto tutte quelle pagine non sei in grado di andare a verificare niente, perché lui ti dice che tutto questo è basato sulle rivelazioni di un certo numero di persone altissimamente collocate, le quali non parleranno. Lui dice che loro si impegnano a parlare solamente se lui si troverà in difficoltà, e quindi riveleranno le loro personalità, ma noi sappiamo che nessuno di quelli che loro hanno denunciato aprirà bocca in materia. Ma voi pensate che Gorbaciov smentisce? Ma voi pensate che Putin smentisce? Nessuno smentirà. Mao Zedong non può più smentire, ma neanche Xi Jinping, il presidente cinese, non smentirà. Quindi, come dire, noi quindi dobbiamo prenderlo per oro colato. Se va bene, va bene, se non va bene, mi dispiace, non verificate. Allora, siccome questo libro non è verificabile in linea di principio, e quindi tutto quello che può essere scritto può essere vero, può essere totalmente falso. Questa non è un'opera storica, è un lavoro che gli renderà probabilmente dei soldi e fama, ma non ha nessun valore euristico. Infine, per non farla troppo lunga, la storia, così come la conosco io, e invito molti che non conoscono la storia, lo dico subito perché ho già incontrato centinaia di persone che mi raccontano il mondo sulla base di leggende metropolitane, ma non hanno mai letto un libro di storia. Ragazzi, ma studiate prima di tutto, pigliatevi un libro come Il secolo breve e studiatelo dalla prima all'ultima pagina, Hobsbawm, e capirete come si fa la storia.
cioè ci sono migliaia di libri che sono usciti prima, o pigliate se ne volete uno molto semplice, Luciano Canfora, La storia, il presente come storia, leggetevi quelle cose lì, perché pensare che la storia sia fatta da un gruppo di più o meno evidenti farabutti, criminali, che si riuniscono in qualche tavolo e fanno le strategie facendo muovere i milioni, soprattutto nei secoli scorsi. Adesso il discorso è un pochino più difficile, più facile per loro, se ci fossero, perché si possono manipolare i milioni ingannandoli, va bene, ma in altri tempi non si potevano manipolare i milioni perché non c'erano i mass media, e quindi, come si vede, già questa è una differenza radicale. La storia non è sempre stata uguale, i meccanismi del potere non sono sempre stati uguali. Dire una cosa del genere significa dire una castroneria totale. Noi stiamo vivendo un periodo storico di radicali cambiamenti, e questi radicali cambiamenti li avrebbero inventati un gruppo di persone ristrettissimo. Ma dove mai? Ma dove mai? È una cosa complicatissima, complicatissima. È la storia dei milioni di uomini. Allora, finisco questo ragionamento per dire che sono radicalmente in contrasto con la filosofia che sta dietro questo libro, in contrasto con la radice di questo libro, che non tiene conto della storia del mondo, che non la conosce. Ecco, vuol dire, ultimo suggerimento bibliografico, ve ne ho dati due: Hobsbawm nel secolo breve, uno; due, Luciano Canfora, il presente come storia, ve ne faccio un altro, un po' più antico, leggetevi Guerra e pace di Tolstoi. È una lettura lunga, un po' complicata, ma suggerisco, è un materiale di studio, perché Tolstoi racconta, per esempio, perché e come la Russia ha battuto Napoleone. Bellissimo libro, straordinario, dove si mostra che il generale Kutuzov, che aveva perduto la guerra, finirà per vincerla. Ma e che intorno però mi come? Scusi, mi pare storia. Scusi, mi sente? Sì, sento. Mi pare storicamente accertato che, ad esempio, anche un personaggio come Marx, che se noi leggiamo la storia ufficiale che ci viene consegnata a scuola, tutto lo farebbe pensare, tranne che di estrazione massonica. E invece è tale, è accertato storicamente che sia tale. Potarsi, perché... ma io non dico che quelli che Magaldi cita non siano massoni. Certo, sulla cosa si può essere certi, che tra Merkel e Putin metterli nella stessa loggia massonica è una cosa comica di per sé, ma metterci il segretario generale di un partito comunista significa non sapere nulla, e quindi questo solo errore, come direbbero i cinesi, è la cacca che rovina il brodo, capito? Se tu metti in un libro così certe cose che non solo non sei in grado di dimostrare, ma che sono inverosimili sotto ogni profilo storico, allora sono autorizzato a dire che anche tutto il resto è una grande bufala. E lo è, secondo me, è una grande bufala. Su cui sfortunatamente molti ci credono, si accomodino, ma se si pensa di poter interpretare la storia con questo tipo di leggende, secondo me non si va lontano. Provo a fare un ragionamento, diciamo, logico, non storico. E poi dopodiché chiudiamo la questione, perché io la seguo da tempo, non ricordavo, diciamo, che adesso non stava più in Parlamento, ma i suoi scritti, i suoi interventi, le sue interviste le seguo bene, perché è una persona che ritengo competente, quindi i suoi interventi, che vengono ripresi spesso da come Don Chisciotte o da altri siti, insomma, li ho sempre seguiti. Dal punto di vista logico, questo fatto che alcune guerre siano pensate a tavolino e siano la scusa per poter ottenere altro, e questo l'ha detto anche lei, no? Sulla popolazione, il terrore per poter accelerare certe cose, eccetera, quindi sono decise dall'alto per poter manipolare le masse, diciamo che concordiamo. A quel punto c'è solo da stabilire come, quando e perché queste cose vengono concordate. Allora, non è troppo fantascientifico immaginare che alcune persone concordino una strategia politica ab origine, in cui sembra che uno faccia il buono e l'altro faccia il cattivo, quindi in questo momento storico potrebbe essere Putin il buono e gli altri i cattivi, quando in altri momenti è stato magari il contrario, no? Non c'è niente di assurdo in questo, cioè in fondo è la stessa cosa che
non troppo distante da quello che dice lei dal punto di vista logico. Io sono convinto che le cose si fanno così, sono convinto anch'io, ma dire che queste le fa la massoneria è un altro discorso. La massoneria è un'altra cosa, tanto per cominciare. Io penso che la massoneria da sempre, fin dall'inizio, a parte il fatto che allora la massoneria era un'altra cosa, quando nacque era un'altra cosa, ma è semplicemente l'unione di individui che sono accomunati dallo stesso interesse e che quindi si riuniscono segretamente per difendere i loro interessi. L'affiliazione è esattamente questa: tu vieni con me perché io posso usare te, tu puoi usare me, insieme possiamo usare gli altri. Ma questo significa, come dire, parlare di comunità piccole che hanno delle storie diverse, dire che esiste un centro di potere. Io sono stato uno dei primi a dire apertamente che esistono i padroni universali e che i padroni del mondo sono i capi delle 4 o 5 grandi concentrazioni finanziarie del mondo. Ma dire che sono una massoneria è una forzatura evidente. Sono il potere, non la massoneria. Sono quelli che decidono lo spostamento di centinaia di trilioni di dollari da un punto all'altro. Questo è il potere. E questi signori, tra l'altro, non sono neanche dei massoni, nel senso che non sono affiliati a una stessa, come dire, organizzazione. Sono affiliati dalla comunanza di interessi e, quando questa comunanza non c'è, si combattono tra di loro. Non è un'associazione di complici che si amano, è un'associazione di criminali che si combattono con tutte le loro forze. Quindi pensare a delle logge del tipo, appunto, quelle intercontinentali in cui si scavalca il mondo. Ma scusate, ma la Cina è un paese che ha 3.000 anni di storia, vogliamo metterlo insieme agli interessi di un paese che ne ha 300 scarsi? Vogliamo stabilire questo criterio sulla base di che cosa? Quando mai Mao Zedong ha incontrato in una combriccola? Io, di quello che so di Mao Zedong, so che è stato contro tutti, ha portato il suo popolo alla vittoria in una rivoluzione andando contro tutte le correnti. Come mai si era staccato dalla loggia XYZ? Non funziona, voglio dire semplicemente che l'interpretazione dei criteri massonici è fuori tempo, fuori forma e non rappresenta il vero potere. Il vero potere non è questo. E quindi, se si sbaglia questo giudizio, mi consenta, se si sbaglia questo giudizio, si sbaglia anche il giudizio su Putin, per esempio. Perché Putin farebbe quello che fa? Perché è un massone, alleato con chi? Ma Putin in questo momento è contro tutto l'Occidente, compresa la signora Merkel. Putin sta facendo un discorso e un ragionamento che si può condividere o non condividere, ma costituisce e rappresenta l'interesse del suo paese. Se io mi metto a fantasticare sulla sua affiliazione massonica, che cosa ne ricavo? Ne ricavo che tutti sono sullo stesso piano, e questo è falso, perché in questo momento c'è un gigantesco scontro per la sopravvivenza del mondo. E quindi mettere insieme Putin con Obama, beh, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, non spiega nulla di ciò che accade, anche se qualche volta Putin può essere tatticamente d'accordo con Obama, ma qualche altra volta sarà contro, e non c'entra niente l'affiliazione alla massoneria. Questo mi sembra, appunto, semplicemente l'uso della massoneria come criterio interpretativo dell'universo non funziona. Non mi pare che sia necessario. Come si potrebbe fare questo confronto? Quando non si sapeva ancora come era fatto lo spazio, c'erano i fisici gli alchimisti che pensavano che esistesse l'etere, e poi invece si è scoperto che l'etere non esiste, che c'è il vuoto. E va bene, si è fatta un'ipotesi che non serviva, come ogni teoria scientifica. La teoria scientifica buona è quella che spiega un certo numero di fatti, una teoria scientifica che non vale granché ne spiega due o tre, una teoria che non è scientifica per niente ne spiega uno solo. E va bene, non funziona, secondo me non funziona. Allora, ti leggo delle domande, cominciamo da quelle di Sandro. Sono sorpreso da come i talebani mettano in difficoltà l'esercito regolare afghano, tra l'altro supportato ufficialmente da quello americano. A Giulietto risulta che stiano ricevendo segretamente un qualche tipo di aiuto esterno, magari da nazioni con interessi opposti a quelli degli Stati Uniti? Non ho informazioni recenti sull'Afghanistan, quello che so lo so leggendo a mia volta gli esperti. Io credo che dietro i talebani ci sia, per esempio, sicuramente il Pakistan, e il Pakistan è uno dei paesi che adesso si vede meno, ma che sta sfuggendo al controllo degli Stati Uniti.
Quindi i servizi segreti pakistani sono sicuramente dietro questa cosa, lo riforniscono, lo armano, è il più probabile, è il più probabile finanziatore. Non credo che l'Arabia Saudita arrivi fino ai talebani, non credo neanche che ci sia molto feeling tra i sauditi e i talebani, non è escluso che altri Emirati Arabi spendano soldi anche in quella direzione. Ma non c'è dubbio comunque che il governo attuale di Kabul non è in grado di reggere niente, così come non lo era Hamid Karzai prima. Del resto c'è una bella intervista di Karzai che dice che gli americani hanno completamente sbagliato tutto quello che hanno fatto, e ne parla malissimo, e addirittura tra l'altro Karzai lascia intendere che perfino l'11 di settembre non era così pulito come ce l'hanno raccontato. Quindi diciamo così, gli americani hanno perduto la guerra in Afghanistan, ma probabilmente più passa il tempo più io mi convinco che gli americani non hanno nessun interesse a vincere le guerre. Gli americani fanno queste guerre per creare il caos, e vogliono creare il caos perché è l'unico modo per bruciare i libri mastri della loro economia, perché più si fa confusione, meno si vedranno le responsabilità della direzione politica dell'Occidente da parte degli Stati Uniti d'America. E forse c'è anche una motivazione di conquista di alcune zone peculiari, no, del Medio Oriente, nel senso che si sta comunque più o meno tentando di anche prendere terre, forse. Ma più che terre, pozzi petroliferi. Sì, insomma, le ricchezze, insomma. Lì c'è uno dei grandi tesori del mondo, tesori che servirà per gestire il potere dell'Occidente nella loro intenzione nel corso dei prossimi 30 anni. Più in là, secondo me, loro non vedono, ma più o meno questo è quello che può. Controllare tutto il Medio Oriente significa controllare praticamente il destino dell'Occidente, degli Stati Uniti, almeno nei prossimi 30 anni. Quindi lo scopo è chiaro, molto preciso e materiale. La divisione che è stata fatta, che è stata disegnata sulla carta geografica dall'Inghilterra e dalla Francia a suo tempo, non funziona più, non va più bene, loro ne vogliono disegnare un'altra, ma non è che abbiano un grande disegno, vogliono semplicemente tenere al potere i sauditi, se ci riescono, i catariti, e dove non sarà possibile sostituirli con altri sistemi di governo, altre monarchie o altre repubbliche, a seconda di come gli verrà comodo, più o meno come hanno fatto in Tunisia. Poi non gli va bene neanche questo, perché la loro risposta è inadeguata al quadro su cui stanno lavorando. Cioè non è in grado, perché il cambio è più grande delle loro possibilità di controllo. Quindi le rivoluzioni arabe le hanno gestite fino a un certo punto e poi non le gestiscono più, non sono più in grado di gestirle, vedi esempio dell'Egitto. Per cui la situazione è in ebollizione, come un pentolone di fagioli che sta esplodendo e che sta saltando il coperchio della pentola, più o meno è quello che sta accadendo. Cosa ne pensa della libertà di stampa russa rispetto a quella dei paesi NATO? Faccio un esempio: qui in Italia Giulietto viene invitato da Gianluigi Paragone alla 7 a dare il suo punto di vista alternativo, che puntualmente innesca una polemica con gli altri ospiti in studio. Sui canali russi a diffusione nazionale può accadere l'opposto, cioè che un ospite abbia la libertà di sostenere che magari siano stati i russi a invadere l'Ucraina? Sì. L'esempio che fai è proprio esattamente così che accade. In questo momento nei talk show russi ci sono sempre gli americani che parlano, addirittura qualche volta ho partecipato io stesso, c'è un responsabile della NATO, il rappresentante della NATO, il rappresentante dell'Unione Europea, cioè invita i giornalisti, soprattutto i giornalisti americani, è pieno di giornalisti americani, naturalmente fanno la figura dei terracottari normalmente, ma è normale questo perché i conduttori sono contro, quindi da questo punto di vista non è probante. Però io voglio dire una cosa: tutta questa retorica sulla mancanza di libertà in Russia, della libertà di stampa, è essenzialmente falsa, perché a Mosca ci sono due canali televisivi che ogni giorno rovesciano valanghe di liquame contro Putin. Due canali, uno dei quali è Dozd, la pioggia, che è finanziato
dagli oligarchi che sono contro e degli americani che sono contro Putin. Quindi questa è la prima cosa che dice. Certo, è evidente che Putin non si fa mettere il piede sulla testa e c'ha altri 5 canali pubblici, ma insomma dire che non c'è il pluralismo di opinione è ridicolo. C'è una radio che si chiama Eco Moskvi, c'è un'altra radio che si chiama Business FM, che tra l'altro con le quali con una collaboro perché mi chiamano spesso, con l'altra no, perché io sono considerato in Russia troppo filoamericano. Ma queste radio fanno il loro mestiere di propagandisti del nemico. Quindi poi ci sono giornali come The Moscow Times che sono pubblicati in inglese, sono letti da un sacco di gente che scrivono delle cose che non sono neanche vicinissime, ma neanche comparabili con quello che dicono i giornali filo governativi. Quindi c'è un pluralismo in Russia, e aggiungo, a questo punto c'è un pluralismo in Russia che non è per niente inferiore al pluralismo che abbiamo noi sotto questo profilo. Se vogliamo fare un confronto, noi tutti i giorni leggiamo Repubblica, Corriere della Sera, Stampa, Messaggero e qualcun altro che dicono tutti la stessa cosa. Le televisioni sono tutte le stesse, tutte, quelle di Berlusconi e quelli altri. La politica si fa così in Italia, le televisioni sono tutte uguali, con qualche variazione sugli ospiti. Ma io che sono un giornalista e che vedo che, come l'altra sera, il TG3 della notte invita l'Annunziata, si invitano tra di loro, parlano insieme degli stessi argomenti, sostengono le stesse tesi. La Giovanna Botteri da New York non sostiene le stesse tesi, lei sostiene una sola tesi, quello che dice Obama, e quando parla di Obama va in sollucero. Questa è la televisione italiana. Mi si vuole dire che noi siamo più liberi di loro? Dove siamo più liberi di loro? Io sono 7 anni che non sono più invitato in un canale televisivo di Stato. Questo sarebbe il pluralismo? Eppure tutti sanno che di Russia sono uno dei pochi in Italia che capisce qualche cosa. Non dico che ho ragione, dico semplicemente che almeno su questo punto si sa chi è competente o non è competente. Il fatto solo che uno dei più competenti non sia mai ascoltato, mai invitato, beh, dice tutto. L'ultima volta che sono stato in un canale nazionale è stato, o nazionale ma non pubblico, è stato alla gabbia, l'unica trasmissione che mi invita, poi per circondarmi di un gruppo di cani arrabbiati di solito che mi impediscono di dire quello che voglio dire, per cui è un invito, diciamo così, pro domo sua, ma lasciamo perdere. La gabbia fa il suo gioco, io faccio il mio e tutto è normale, ma è realistico che io sia invitato 3 o 4 volte di seguito a commentare gli eventi ucraini dal TGcom 24 di Berlusconi e non ci sia un giornale nazionale che mi fa scrivere una riga o che mi invita a una trasmissione. È evidente che siamo in una situazione di censura, si chiama censura. Noi viviamo in un sistema di censura di tutti i mass media. Lo posso dimostrare di fronte a qualunque valutazione. Durante il 2014, in piena guerra ucraina, mentre morivano migliaia di persone, tutti i canali televisivi italiani, tutti, senza eccezione alcuna, hanno completamente oscurato la guerra di Ucraina. Oscurato. Nessuno ha visto niente. Abbiamo visto per un po' la Euromaidan, dove la storia veniva presentata così. Il popolo di Ucraina si è ribellato contro un dittatore. Il popolo di Ucraina. Ma lì c'erano le bande di nazisti armati che sparavano contro la polizia che non si difendeva. Poi il dittatore era il presidente legittimamente eletto, poi il dittatore è stato rovesciato con un colpo di Stato nazista, e tutte le televisioni italiane, tutte senza eccezione alcuna, hanno ripetuto la stessa storia. Allora, questa è la informazione occidentale. Una volta, quando io ero un po' più giovane, un minimo di informazione c'era, adesso non c'è più neanche il minimo. Noi viviamo in un sistema di censura sostanziale. Poi in apparenza sembra che qualche cosa venga detto, ma in realtà è tutto un trucco. Così come il governo, cioè il presidente del governo, il signor Renzi, ha dietro di sé tutti i sistemi di informazione. Tutti. Non ce n'è uno
salvo su questo punto il Fatto Quotidiano, che dicano qualche cosa che non va bene al Presidente del Consiglio. E i giornalisti e i direttori dei giornali vengono eletti sulla base di questo criterio. Si fa carriera se sei uno che parla per il governo, si fa carriera se sei uno che sta dalla parte dell'Occidente contro tutti gli altri, contro la Russia, contro la Cina, contro chi ti pare, contro l'Iran naturalmente, e così via discorrendo. Quindi i criteri del giornalismo italiano sono già definiti, chiari come sole. Non c'è, io ho fatto l'esperimento sovietico, lo so. Allora c'era la Pravda, l'Izvestia e il Trud. Bastava leggere questi tre giornali e sederi a posto, avevi la cronaca del giorno. Le televisioni erano tutte del Partito Comunista, c'era la censura, tutto chiaro. Adesso è semplicemente un po' più variegato, perché loro sono furbi, cioè si sono messi in modo tale che apparentemente sulle 40 pagine di un giornale c'è lo spazio per un grido ogni tanto, temporaneo, e questo sarebbe il pluralismo. Poi quando vai fuori proprio dal seminato, nessun pluralismo, via, ti escludono semplicemente dalla possibilità. Le redazioni sono piene di giornalisti che non scrivono niente e che vengono pagati per non scrivere, perché se scrivono creano dei problemi. Gli altri, avendo risolto il problema, scrivono già ciò che vuole il padrone, e quindi tutto funziona. Questa è la democrazia occidentale oggi com'è. E quando sento dire che Putin è un dittatore mi scappa da ridere, perché da questo punto di vista Putin è un dittatore esattamente come lo è Matteo Renzi, o come, no, Obama non lo è perché non è più al potere. Gli altri, quelli che sono al potere, sono i dittatori in America. Tutto lì, la risposta mia è questa. Domanda di Rita: vorrei chiedere qualcosa sulla Turchia, che piani ha Erdogan, qual è il ruolo di questo paese rispetto all'Europa e allo scenario medio orientale, come leggere gli attentati che stanno avvenendo in questo paese? Anche qui le mie informazioni sono ridotte, ma insomma l'ipotesi è chiara. Erdogan è uno dei creatori dell'ISIS, è uno dei creatori dell'ISIS, ha sostenuto cioè l'estremismo islamico sunnita, insieme all'Arabia Saudita, insieme a Israele, eccetera. In questo contesto la risposta è un po' diversificata, perché io vedo nel Medio Oriente una situazione nuova, come ho già detto, nel senso che una volta c'erano gli Stati Uniti e basta. Dominavano gli Stati Uniti, non c'era nessun problema, perché gli Stati Uniti erano la guida del Medio Oriente. Adesso la situazione si è complicata molto, perché in questa crisi i protagonisti sono diversi. Uno è gli Stati Uniti da sempre, l'altro è diventato l'Arabia Saudita, il terzo Israele, il quarto è la Turchia. Che cosa vuole? E ciascuno di questi obbedisce alle regole dell'Occidente, naturalmente, ma obbedisce con i suoi piani. E siccome prima gli Stati Uniti erano il protettore di tutti erano tranquilli, adesso gli Stati Uniti non sono più in grado di proteggere tutti, e quindi cominciano a sorgere sospetti e tentativi di fuga, o come minimo tentativi di mettersi al sicuro, ciascuno come può. O meglio, si potrebbe dire, si salvi chi può. Ma sono tutti molto ambiziosi. In questo senso anche Erdogan è molto ambizioso. Erdogan fin dall'inizio ha fatto capire chiaramente che vuole avere una influenza su tutta l'area. Qualcuno dice che vuole ricostruire le vestigia dell'impero ottomano. Non lo so, non credo che sia così sciocco in una situazione del genere di pensare di ricostituire l'impero ottomano. Ma lui ha un problema principale, che sono i curdi. E i curdi sono tanti, sono sparsi fuori dai confini, sono dentro il paese, sono fuori dai confini, sono in Siria, sono in Iraq, sono in Iran, sono una forza, circa 60, 70, chi dice addirittura 80 milioni, più quelli interni, che sono una bella fetta della popolazione turca. Risultato,
se vuoi avere una situazione di controllo devi impadronirti dei territori esterni, e quindi c'è una evidente proiezione sull'esterno della Turchia e una evidente come dire, gestione autonoma della crisi. Fin dove voglia arrivare Erdogan non lo so, ma certo la prima cosa che vuol fare è schiacciare i curdi in casa propria, e lo sta facendo attraverso gli attentati terroristici, che io credo che siano fondamentalmente interni alla Turchia, cioè interni nel senso che vengono dal governo, dalle forze di governo, dai servizi segreti, eccetera eccetera. Fortunatamente per Erdogan e sfortunatamente per noi, Erdogan è anche un membro della NATO, e quindi rischia di trascinare l'Europa in una direzione in cui una parte dell'Europa non ci vuole andare, per esempio la Francia e per esempio la Gran Bretagna, per cui un alleato che sta diventando sempre più scomodo. Vediamo cosa succede. Certamente lì è una delle sorgenti di guerra, non c'è il minimo dubbio, perché se la Turchia di Erdogan continua a ritenere di voler prendere una parte del territorio dell'Iraq, una parte del territorio della Siria, non lo può più fare, non lo può più fare, è finita. L'esercito di Bashar al-Assad è ormai sul confine turco, la zona che la Turchia voleva ritagliarsi lì non c'è più, è stata tolta e può essere riconquistata solo con la forza, anzi con la forza sul terreno, perché i russi in questo momento l'unica no-fly zone che hanno realizzato l'hanno realizzata proprio nei confronti della Turchia, grazie all'imbecillaggine di Erdogan che ha fatto abbattere l'aereo. Adesso i russi hanno stabilito la no-fly zone, e se un aereo turco passa la frontiera turco-siriana verrà abbattuto, e verrà abbattuto, per questa ragione non lo fanno passare, per cui su questo fronte è fermo. Può insistere sul fronte iracheno, ma anche lì incontra delle difficoltà. E poi naturalmente si è alleato con l'Arabia Saudita, ormai è evidente. Noi abbiamo l'Arabia Saudita, che è guidata da un gruppo di mercanti feudali pressoché impazziti, che hanno risorse finanziarie sconfinate, e quindi c'è un'alleanza tra turchi e arabi sauditi, che puntano allo scontro con l'Iran. E quindi aspettano che negli Stati Uniti Obama se ne vada nell'ignominia e che venga sostituito da un candidato che dirà: l'accordo con l'Iran sul nucleare non vale niente, non ci fidiamo dell'Iran, l'Iran è cattivissimo, si prepara segretamente a fare la bomba e quindi bisogna attaccarlo. E qui c'è la convergenza turchi, israeliani e arabi sauditi, incluso il Qatar. Quindi questo è il quadro. Bisogna vedere cosa succede negli Stati Uniti e come il gruppo dei neocon che guidano gli Stati Uniti riuscirà a prendere il potere politico in modo anche formale, cioè riuscirà ad avere un presidente che obbedisce ai loro ordini. Chiede Pierangelo: visti gli innumerevoli casus belli creati ad hoc, come mai per fortuna non c'è stata ancora un'escalation di guerra? Beh, io la vedo l'escalation di guerra, purtroppo la vedo, sta sotto i nostri occhi. Per il momento abbiamo alcuni fronti che sono fermi, ma sono fermi per il momento. Cioè in Ucraina, per esempio, la guerra non è ancora ripresa perché appunto Francia e Germania non hanno voluto. Ma che succederà se va al potere la signora Hillary Clinton, che è democratica ma è peggio dei repubblicani, insieme alla signora Nuland? La guerra in Ucraina può cominciare da un momento all'altro. Primo punto. Secondo punto, la guerra tra ISIS e il resto sta diventando una guerra tra l'Arabia Saudita, la Turchia e l'Iran. In questo momento in Arabia Saudita si fanno i preparativi di guerra, e anche in Iran. Io sono stato invitato, avrei dovuto partire fra due giorni per andare a Teheran, e ero invitato a un dibattito in una università, e mi è stato comunicato 4 giorni fa che non ci farà più nessun incontro perché loro ritengono che la situazione sia estremamente pericolosa. Punto. Questo è un piccolo segnale che dice che anche a Teheran sono tutti in stato di guardia. L'unico punto relativamente chiaro è che Israele si è ritirata in buon ordine e si limita ad ammazzare i suoi nemici di Hezbollah dove capita, però non partecipa più al combattimento sul territorio siriano.
quindi qualche bombardamento, qualche missile sparso, ma si è ritirata perché ha avuto da Putin delle garanzie. Putin gli ha detto a Netanyahu: va bene, mettiamoci d'accordo, voi vi togliete dei coglioni, come si suol dire, e io vi garantisco che non sarete attaccati da nessuno, punto. Questo è il punto in cui siamo in questo complicato scacchiere. Questo è quello che vedo, ma dal vedere che la situazione è normale siamo molto lontani. Perché? Perché l'Arabia Saudita sta continuando a fare la guerra alla Russia e all'Iran abbassando il prezzo del petrolio in modo palesemente forzoso, cioè che non dipende dalle leggi del mercato, cioè abbassano sistematicamente, lo abbasseranno ancora, e questo sarà un elemento ulteriore di crisi che può sfociare facilissimamente in un conflitto. Quindi non vedo nessun segno di tranquillizzazione su nessuno dei fronti, incluso quello libico, dove fra poco saremo implicati anche noi un'altra volta. Quindi io non sarei molto molto prudente a dire che la situazione si sta normalizzando. Al contrario, compreso gli attentati di Turchia contro i tedeschi, che hanno ammazzato i tedeschi, compreso Colonia, io metto tutto nel quadro dello stesso disegno. Noi stiamo andando a una generale destabilizzazione degli equilibri politici. Chiede invece un altro ascoltatore: che posizione ha la Cina nello scacchiere mondiale in questo momento? La Cina ha finora tenuto un profilo il più possibile basso. Chi conosce i cinesi sa che i cinesi hanno una prospettiva e un tempo lungo. I cinesi sanno che diventeranno per l'Occidente un pericolo insormontabile. Loro sono convinti di essere un pericolo insormontabile e loro, e penso che abbiano ragione. Si preparano attivamente. Io ho messo in onda con Pandora TV tutta la parata militare cinese. L'hanno vista in molti, in Italia, sebbene fosse sul web. Pandora TV quel giorno ha fatto dei record di ascolto assoluto, perché quello era un segno di preavviso: guardate che noi ci stiamo preparando attivamente, non è ancora il momento. Per cui i cinesi stanno un passo indietro, ma un passo indietro non vuol dire che sono fuori, innanzitutto perché i cinesi sono già in conflitto con la questione delle isole Spratly con gli Stati Uniti e il Giappone. E su questo punto la situazione è in equilibrio, niente di nuovo, ma la tensione aumenta. In secondo luogo, i cinesi, che sono pure molto prudenti, stanno operando attivamente per uscire dal mercato americano. Questo non si vede, ma è già chiarissimo. I cinesi hanno la loro linea, la loro tattica, e stanno facendo quello che i russi vogliono, nel senso che c'è un'intesa tra Russia e Cina molto profonda, molto strategica. Perché voi dovete immaginare soltanto questo: se fra un anno e mezzo, come accadrà, i gasdotti russi e gli oleodotti russi che vanno in Cina portando energia, di cui la Cina ha un grande bisogno, e se cominceranno a fare quello che hanno già deciso di fare di comune accordo, e cioè di scambiarsi benzina, petrolio, gas e prodotti in rubli e in yuan, questo significherà una cosa molto precisa: che da qui a 2 anni, 3 anni spariranno dal mercato del dollaro qualcosa come 900 trilioni di dollari. Che il dollaro è potente perché è in tutte le transazioni e deve coprire tutte le transazioni, ma se i cinesi e i russi cominciano a commerciare in rubli e in yuan, il dollaro uscirà da quel mercato, ed è un mercato gigantesco di risorse intercontinentali. Per cui lo vedremo fra poco. La Cina dal punto di vista militare è ancora indietro. Gli americani hanno concentrato l'attacco contro la Russia perché la Russia è l'unico paese al mondo esistente in questo momento che può distruggere gli Stati Uniti, e quindi il problema chiave è abbattere la Russia prima che possa farlo in caso di attacco. Quindi abbattere la Russia vuol dire abbattere Putin, vuol dire farlo fuori, ucciderlo, oppure creargli una situazione
economica e sociale interna disperata, cosa che si può tentare di fare abbassando il prezzo del petrolio fino a 17-20 dollari al barile, cosa che è secondo me nei loro piani, insieme con l'Arabia Saudita. E quindi loro pensano che tra un anno, due anni, la Russia sarà messa in ginocchio. L'hanno già isolata, le sanzioni le rinnoveranno, producendo altri danni sulla Russia, tutto questo con l'obiettivo di liquidare Putin e di sostituirlo. Questo è il quadro che io vedo. Naturalmente temo che gli americani, mi auguro che si sbaglino, perché la Russia non sarà tanto facilmente riconducibile al disegno americano. Poi verrà la Cina, e allora teniamoci stretti, stringiamo le cinture come salire sull'aereo. Stringiamo le cinture, perché lì sarà il momento cruciale. Hai citato spesso Pandora TV, c'è un ascoltatore che chiedeva a che punto è anche il progetto magari di portarla anche sul digitale terrestre, se è una cosa diciamo fattibile o ancora siamo lontani. Siamo ancora lontani, perché per fare questa operazione ci vogliono dei soldi, i soldi non ci sono. Io sto cercando dei finanziatori attivamente, io mi muovo a 360 gradi alla ricerca di finanziatori. Adesso abbiamo una televisione, Pandora TV è già una realtà, è l'unica voce vera che sta parlando della politica estera mondiale, perché non lo fa nessuno. In questo siamo proprio gli unici, intendo dire come una televisione vera e propria. Non parliamo molto di Italia perché non abbiamo le forze, però parliamo di politica mondiale e siamo gli unici che diamo un'interpretazione diametralmente opposta a quella che dà l'Occidente. Quindi noi abbiamo già un vantaggio, possiamo già dire di essere un'alternativa. Io sto cercando gente intelligente che capisca che il mercato delle notizie in Occidente è diventato così asfittico e così bugiardo che ci sono milioni di persone che vorrebbero avere un'altra informazione. E sono convinto che, se non domani, dopodomani, qualcuno tirerà fuori dei soldi per fare di Pandora TV una grande televisione nazionale che dica la verità. Naturalmente lo dico subito, perché non ci siano equivoci, io non accetterò di diventare il portavoce di un finanziatore che mi chiede di dire quello che vuole lui. Di questa televisione, finché sono vivo, io garantirò l'assoluta indipendenza, però naturalmente vado alla ricerca di finanziatori. Sì, vado alla ricerca di finanziatori. Se li trovo, troverete, a meno che non mi sparino nelle gambe prima, troverete un canale televisivo che sarà capace di dire le cose che avete sentito questa sera senza chiedere il permesso a nessuno. L'ultimo messaggio, che viene da Mario, ti chiede cosa ne pensi del fenomeno delle scie chimiche. Io credo che il fenomeno non è un fenomeno, è un progetto politico che è stato progetto politico e strategico, si può dire, è stato inventato dal famoso, è stato comunque esposto dal famoso scienziato americano atomico che si chiamava Edward Teller, adesso è morto, ha partecipato al progetto di creazione della bomba atomica insieme a Enrico Fermi, a Oppenheimer, eccetera, tra le altre cose ha previsto anche questa, cioè lui ha detto, aveva capito una cosa, che noi stiamo andando a una produzione ampia, eccessiva di gas a effetto serra. Naturalmente, siccome era un adoratore del sistema capitalistico mondiale, non pensava di fermare il sistema capitalistico, perché era convinto che si sarebbe trovata un'altra soluzione, e l'ha trovata la soluzione, o ha creduto di averla trovata. Ha ipotizzato l'idea di ridurre l'irraggiamento della Terra. E come si riduce l'irraggiamento della Terra, visto che il Sole non lo puoi toccare perché sta lontano? Uno di questi era di aumentare la quantità di filtri, di nuvole, chiamiamole così. E quindi c'è un documento, io l'ho pubblicato sulla geoingegneria, in cui ho citato ampiamente questo suo studio di allora, fine anni 80, in cui lui disse apertamente che questo programma deve essere un programma segreto, deve essere un programma militare, perché la gente non avrebbe capito, ma che sarebbe stato un buon programma che non avrebbe danneggiato nessuno, perché semplicemente si trattava di aumentare il numero di filtri in cielo.
Si tratta di un delirio, naturalmente, si trattava e si tratta di un delirio, perché chi fa operazioni del genere dimostra di essere come un primitivo dell'età della pietra. Cioè, cambiare gli equilibri dell'ecosistema in questo modo significa prendere decisioni strategiche di enorme importanza sugli equilibri del pianeta, cioè della nostra vita, senza sapere calcolare minimamente gli effetti che questo sistema può produrre, cioè violando il principio di precauzione cosiddetta. Ma il progetto è andato avanti, io sono convinto che è andato avanti, è un progetto militare ancora parziale, perché non hanno ancora irraggiato tutto il cielo, ma riescono a irraggiare solo alcune parti, in cui fanno esperimenti per vedere che succede. Naturalmente la ricaduta di quello che mettono in cielo cade sulle nostre teste, moriamo, ci ammaliamo, le culture diventano più difficili, muoiono, possiamo desertificare intere zone senza neanche accorgerne, e così via discorrendo. Non so calcolare tutti, dico la verità, nessuno al mondo è in grado di calcolare gli effetti di questa operazione, neanche quelli che la fanno, eppure la fanno. E l'obiezione mi dice: ma come è possibile? È possibile che quelli che fanno questa roba non si rendano conto che anche loro sono sotto? La risposta è talmente semplice: l'abbiamo già vista questa scena. Quando furono sperimentate le bombe atomiche, da una parte e dall'altra, quelli che facevano esplodere le bombe atomiche non lo sapevano quali sarebbero stati gli effetti, eppure li facevano, anche sui loro figli. Perché semplicemente non sapevano calcolare l'effetto delle ricadute di questa operazione. Quindi io sono convinto che la cosa va avanti anche come un esperimento militare. Non conosco tutti i dettagli, ma la parte militare di questo esperimento è chiara, evidente e limpida. È stata scritta da un documento della Marina Militare degli Stati Uniti d'America, che io ho citato ampiamente, aiutato da uno dei miei amici fisici di Alternativa, che ha lavorato con me e mi ha suggerito la lettura di questi documenti, Paolo De Santis. Bene, abbiamo trovato i documenti dove è scritto chiaro e tondo che sono in corso esperimenti militari sull'atmosfera di vario genere, che dovranno consentire, previo opportuni finanziamenti, agli Stati Uniti di detenere il controllo totale del clima del pianeta. Non è naturalmente una istituzione, diciamo così, di beneficiari che si occupa di questo, è il Ministero della Marina degli Stati Uniti d'America, e quindi si tratta di un'arma. Perché se si controllerà il clima del pianeta si potrà distruggere un qualunque paese ad libitum, come dicevano i latini, prima ancora di fare la guerra. Allora si sta preparando un'altra arma globale. Al 2025 gli americani sono convinti che potranno farlo. Io credo che tutti questi esperimenti che avvengono sulla nostra testa, che sono esperimenti di tipo diverso, fanno parte di questo disegno. Poi, siccome non sono dentro le segrete stanze, ragiono sulla base di quello che vedo e tiro le mie conclusioni, ma tra quello che vedo ci sono anche i documenti che ho letto, i documenti sono lì che dimostrano che questo è l'obiettivo. Quindi io ritengo che negare l'esistenza delle cosiddette scie chimiche è negare l'esistenza della geoingegneria. La geoingegneria è una scienza altamente sviluppata su cui stanno lavorando già ora migliaia di scienziati negli Stati Uniti, nella ex Unione Sovietica, cioè in Russia, in Cina, eccetera eccetera. Quindi siamo già nel pieno della costruzione di una nuova arma strategica che avrà enormi effetti sulle guerre future. Ecco, secondo te in Italia, cioè, qual è l'autorità che decide di fare questi esperimenti, se c'è ovviamente? Beh, sono i comandi della NATO, perché questi esperimenti si fanno dentro il progetto della NATO. Ci sono le responsabilità, e questa è una delle cose che bisognerebbe chiedere ai parlamentari. Qualcuno è andato a vedere chi è che paga questi aerei? Qualcuno è andato a vedere come si riforniscono delle cose che irrorano? Qualcuno dei parlamentari sa qual è il bilancio di queste operazioni? Io sono convinto che esiste un bilancio segreto, che viene naturalmente autorizzato da determinati sistemi del potere, inclusi i servizi segreti, che sfugge al controllo anche del governo.
Quindi queste cose qua avvengono non per caso e vengono pagate da qualcuno. Risulta che c'è il segreto di Stato su questo? Non c'è formalmente un segreto di Stato, non mi risulta, però tutte le volte che tu sollevi il problema ti rispondono chiedete lì, chiedete là, poi vai a chiedere lì, a chiedere là e non ti risponde nessuno, naturalmente, perché di questo non si può parlare. Allora, volevo sapere infine, Paolo, se vuole aggiungere qualcosa. No, non so se ci sente ancora. E a questo punto... Eccolo, vai Paolo. C'è una cosa sulla scechimica, ma purtroppo adesso non è passata di mente. No, andiamo avanti, Fabio. No, andiamo avanti, siamo in chiusura. Quindi fatela venire in mente se, velocemente. Ti è venuta in mente? No. Ah, sì, dice, volevo dire questo. Lo stesso Ahmadinejad, qualche anno fa, aveva dichiarato che tramite le sci chimiche avevano desertificato alcune zone e gli avevano scatenato una vera e propria guerra chimica, insomma. Sì, io questa dichiarazione non l'ho vista, ma è possibile, è possibilissimo. La questione principale è che io sono convinto, tutto quello che so in materia è che questi signori sono come i classici apprendisti stregoni, cioè stanno manovrando un'arma di cui non sanno ancora adesso qual è la sua completa utilizzazione, nel senso che gli effetti possono essere anche dei boomerang, per cui è difficile, cambiando il clima di un pezzo del pianeta, di un pezzo del mare per esempio, è difficile pensare che le conseguenze si riferiranno a quella zona lì, perché se tu cambi un pezzo di clima tu hai i venti, hai le modificazioni atmosferiche, sono tutte cose che non esiste computer al mondo in grado di calcolarli, per cui questi signori sono per l'appunto degli apprendisti stregoni che creeranno degli effetti di ricaduta sugli equilibri ecosistemici che produrranno soltanto delle catastrofi, e infatti noi andiamo verso un sistema di catastrofi o di collassi. Non lo dico io, lo dicono decine ormai di scienziati che sono stati anche a Parigi. Io ho parlato a lungo con Martin Lees, che è uno dei personaggi più qualificati in materia, il quale dice: tutti quelli che pensano che noi stiamo andando a una crisi ecologica, ecosistemica, graduale, si sbagliano. Noi stiamo andando a un sistema di collassi. Fino a un certo punto non si vede, poi a un certo punto si vedrà. Ma quando si vedrà non saremo più in grado di rispondere, perché il collasso sarà superiore ai nostri mezzi di difesa. Puoi fare un esempio? L'esempio è Fukushima. Noi avevamo calcolato con la nostra saggezza che i terremoti potevano fermarsi a un certo livello, e invece il terremoto di Fukushima è stato di 2-3 gradi superiore e ha fatto saltare per aria tutte le centrali nucleari. Questo è quello che è accaduto, e questo esempio può accadere in qualunque punto della Terra, in qualunque momento dei prossimi anni. Già ora, siamo già in questa situazione. Giulietto, io ti ringrazio davvero tanto di essere stato con noi, buon lavoro, e ti seguiremo come sempre, ovviamente. Grazie. Beh, siamo ritornati 22:49, e allora diamo il saluto a Giulietto Chiesa. Bentornato, Giulietto. Buonasera. Allora, Giulietto, cominciamo subito, prima di andare sugli scenari, diciamo, anche internazionali. Siamo un po' curiosi, no, di questa anche iniziativa politica, no, che avete presentato qualche giorno fa insieme ad Ingroia. Ecco, ce la vuoi un po' raccontare? È il risultato di una serie di conversazioni degli ultimi tempi. Io non conoscevo Ingroia personalmente molto bene, da lontano sì ovviamente, ma non personalmente. Ci siamo incontrati dopo l'estate, quasi casualmente, abbiamo cominciato a fare un quadro della situazione. Una sera, per scherzo, io ho buttato giù, come dire, un disegno sulla situazione politica del paese, e ho detto: guarda che qui c'è un buco, si sta delineando una voragine gigantesca in cui metà degli italiani non vanno a votare, l'altra metà votano per dei partiti in cui non credono più in gran parte, e qui c'è l'Italia che va a rotoli, che facciamo? Ma era quasi uno scherzo,
E lui mi rispose: che facciamo? Potremmo fare qualcosa? E io gli dico: sì, io secondo me penso che sia il caso di farlo, perché fra 5 anni sarà tardi. Noi avevamo fatto negli ultimi mesi, io e lui in questo senso ci siamo incontrati, eravamo entrati insieme a Paolo Maddalena, l'ex vicepresidente della Corte Costituzionale, che aveva scritto un libro molto bello sul disastro italiano, sulla truffa del denaro delle banche, e dico: guarda che qui finisce la privatizzazione dell'Italia, dopodiché non ci sarà più niente da fare. E così è cominciato il discorso. Poi abbiamo cominciato a ragionarci, ci abbiamo pensato sopra, abbiamo parlato con un po' di persone, abbiamo scoperto, ecco la grande cosa nuova, che le idee e le preoccupazioni che avevamo noi erano anche molto diffuse, tra l'altro tra persone di orientamento molto molto diverso dal mio e dal suo, perché i nostri non sono orientamenti uguali, abbiamo due storie diverse. E abbiamo scoperto, per esempio, parlando con Franco Cardini, un cattolico che si definisce reazionario ma che è d'accordo con noi su quasi tutte le questioni di cui abbiamo discusso, l'avvocato Dio Tallevi, anche lui un cattolico. Abbiamo incontrato per esempio Elide Taviani, un'altra cattolica, figlia di Taviani, padre ex primo ministro italiano, eccetera eccetera. Insomma, tutte sorprese di gente che veniva dalle più diverse orientamenti e che tutti si ponevano lo stesso argomento, lo stesso tema che io e lui ci eravamo posti separatamente. È venuta fuori così l'idea. Probabilmente ci sono un sacco di italiani che hanno storie diverse, che vengono da esperienze diverse e che si rendono conto che il paese sta andando a picco. E allora, va bene, abbiamo deciso, ci mettiamo insieme e facciamo una proposta al paese. Però voglio chiarire subito: noi non abbiamo fatto una sommatoria di partiti, noi non siamo due partiti, né tre, né quattro, né cinque, siamo delle persone individualmente, come dire, consapevoli, e abbiamo deciso di fare una proposta alle persone individualmente consapevoli. Vogliamo provare a creare una rappresentanza democratica, pulita, che voglia attuare la Costituzione? Bene, questo è il punto di partenza. Così è nata la mossa del cavallo. Ecco, il nome, perché questo nome? Ma il nome l'ho inventato io, perché sono uno scacchista. Naturalmente non ai vertici, sono uno scacchista, uno che ha imparato a giocare a scacchi in Russia in tutti quegli anni, che mi piace, è un gioco che mi piace moltissimo, e sono rimasto affezionato, anche se poi non l'ho approfondito, non l'ho studiato. Però la mossa del cavallo mi è venuta in mente perché il cavallo ha una caratteristica, per chi non sa di scacchi, e il cavallo scavalca gli altri pezzi, cioè non è costretto a rimanere schiacciato dietro i pedoni che avanzano lentamente. Il cavallo può entrare nel gioco della partita quando la partita è già in corso e diventare una pedina estremamente pericolosa, perché colpisce in molti punti con una mossa scavalcante. Allora, l'unico modo per battere questa casta politica è quella di scavalcarla e di andare a parlare direttamente al popolo, e questo discorso ha prodotto il titolo, il nome della lista. La lista si chiama Lista del Popolo. È nata così questa idea. Perché, diciamo, anzi ti chiedo, che opinione hai dell'operato del Movimento 5 Stelle? Secondo te si è tradito un po' quelle che erano le attese? Beh, direi proprio di sì. Avevano promesso grandi cose, non hanno praticamente fatto niente, ma era chiaro fin dall'inizio. Io li ho votati perché ero convinto che, come sono convinto adesso, che una bella spallata sarebbe stata molto utile, ma alla spallata non è seguita un'azione, e non è seguita un'azione perché la direzione politica era sbagliata. Era sbagliata l'idea di democrazia, era sbagliata l'idea di un non regolamento, era sbagliata l'idea della democrazia diretta, tra l'altro che non ha nulla a che vedere con la Costituzione repubblicana, dove invece la democrazia è diretta e indiretta, sfortunatamente molto indiretta, ma comunque in prevalenza indiretta. Comunque la Costituzione prevede i partiti, loro invece sono partiti con i baffa, mandando tutti a quel paese, promettendo che avrebbero rigirato l'Italia come un calzino, e poi
proclamando coram populo che non avrebbero fatto alleanza con nessuno, ma questo è di una elementare ignoranza totale della politica. Molti ci hanno creduto perché milioni di persone non sanno neanche che cos'è la politica, non hanno la minima idea, e non si può cambiare un paese. Dopo hanno ottenuto un grande risultato dovuto alla genialità e allo spettacolo di Beppe Grillo, ma sostanzialmente hanno ingannato un milione di persone, perché non si può cambiare l'Italia con il 25%. E invece loro, avendo scoperto che il 25% era quello che rappresentavano, hanno pensato di poter andare avanti così. Sarà, dopo il 25 sarà il 30, dopo il 30 sarà il 40, il 50, ma non è mica così che funziona. Per cambiare un paese complesso come il nostro ci vuole ben oltre il 25%, e non si può pensare, come qualcuno ha scritto stupidamente, proprio in modo imperdonabile, bisogna che tutti si iscrivano al Movimento 5 Stelle, ma perché non è possibile, perché ci sono diverse correnti, ideali, politiche, culturali, storie, passato, e non puoi chiedere alla gente di cancellare il suo passato e di iscriversi tutti. Cioè, non esiste una maggioranza della totalità. Questa è una cosa che, se uno ha letto due libri, se ne accorge. E invece molti di loro non li avevano letti, ovviamente. I leader sono andati dietro a Grillo, che era il, come dire, il Deus ex machina che l'aveva portati, aperte virgolette, al potere. Hanno creduto che, essendo entrati in Parlamento, erano entrati nel potere, e ci sono stati comodi. Cioè, la loro sostanza, che io non disprezzo naturalmente, tanto è vero che li votai, era quella di moralizzare il paese. Ma la moralizzazione del paese che loro hanno concepito, adesso si vede con tutta chiarezza, era la lotta contro i politici. Allora sembravano e sembrano non rendersi conto che i politici sono dei maggiordomi. È un errore di analisi. I veri guastatori della democrazia sono state le banche, sono stati i grandi imprenditori che hanno venduto le loro imprese all'estero, sono stati la Fiat. Come mai non si parla mai dei grandi imprenditori ladri? Come mai non si parla dei politici che hanno insieme a loro cambiato le leggi dello Stato? Non li hanno mica fatti i politici, li hanno fatte i ricchi banchieri che hanno deciso chi doveva scrivere quelle leggi, eccetera eccetera. Insomma, dietro tutto questo c'era una grande illusione, diciamoci chiaro come stanno le cose, e da lì non sarebbe potuto venire fuori niente. Devo dire che io non è che sono stato a guardare, perché io ho aperto una pagina Facebook diversi anni fa, non molti, e ho cominciato a criticarli. Ho detto: ma guardate che voi state sbagliando tutto, io vi ho votato, ma così non andate da nessuna parte. E naturalmente, cosa è accaduto? È accaduto che decine di migliaia, non esagero, chi va sulla mia pagina se ne rende conto, decine di migliaia di elettori del Movimento 5 Stelle hanno cominciato a capire che c'era anche un altro modo di fare questa politica, e hanno cominciato a scrivermi, io ho cominciato a informarli, ho detto la mia, non pretendo di avere nessuna verità in tasca, ho detto la mia opinione molto semplicemente. Poi qualcuno mi ha detto: ma perché non ti iscrivi al Movimento 5 Stelle? Io ci ho perfino provato, ma sono stato respinto, perché ero troppo ingombrante per questi signori, a cominciare da Beppe Grillo, che a quel punto ho cominciato a pensare che non era un uomo sincero, e adesso lo penso con cognizione di causa, perché io gli ho offerto aiuto, gli ho offerto gratis, senza nessun impegno, documenti, analisi, gliel'ho mandati, non a lui, perché con lui non ho mai parlato personalmente, salvo una volta quando mi telefonò. Ero a Mosca in quel giorno, stavo cenando al ristorante, squilla il telefono, era Beppe Grillo, niente po' di meno che mi ringraziava perché avevo scritto sul mio blog che bisognava votare il Movimento 5 Stelle in Sicilia. E lui mi disse: ti telefono per ringraziarmi, ma forse è il momento in cui dovremmo parlare, parliamo. E io gli ho detto: guarda, quando torno in Italia parliamo molto volentieri. Mai sentito la telefonata, mai. Quindi io sono stato espulso, diciamo virtualmente, perché non volevano confusioni, non volevano essere coinvolti in una discussione, probabilmente perché sapevano che si sarebbero trovati in grave difficoltà a rispondere alle mie obiezioni, che erano tutte amichevoli. Io contro il movimento non ho niente, anzi al contrario,
penso che la gran parte sia persone arrabbiate che non hanno il quadro della situazione, ma sono arrabbiate come milioni di italiani. E quindi io ho apprezzato quando gli arrabbiati si incazzano, si organizzano, e poi, per dirti la verità, ci ho perfino imparato. Anche io sono arrabbiato come loro e sono partito con questa iniziativa esattamente perché sono arrabbiato come loro. Ma fortunatamente, o per me forse sfortunatamente, perché sono ormai troppo vecchio, ho capito che senza un'organizzazione, senza una linea politica chiara, senza avere individuato il nemico, non si vince. Ecco la differenza. Ecco, non trovi che in certe situazioni, in certi momenti della nostra storia politica, soprattutto diciamo prima o dopo, ma soprattutto dopo Mani Pulite, cioè in certi momenti storici dove c'era un certo malcontento, sono nati dei movimenti, no, che in qualche modo hanno racchiuso questo malcontento? Ti chiedo se poi non sono stati tentativi il Movimento 5 Stelle, come la Prima Lega, come forse anche la Prima Italia dei Valori, di come dire, veicolare in binari non pericolosi per il potere questa grande arrabbiatura, come l'hai chiamata? Sì, però io capisco la tua domanda e ti dico subito, io ho l'impressione che all'inizio non ci fosse nessun disegno, cioè ho l'impressione che né Grillo né gli altri che stavano intorno a lui avessero qualche secondo fine. Hanno capito, hanno percepito, in questo lo potevano fare solo persone che non erano in politica, e infatti Grillo non era in politica, ha percepito, ha sentito gli umori popolari e li ha interpretati. Secondo me questa è stata assolutamente spontanea, non c'era un disegno come qualcuno ha scritto, il Movimento 5 Stelle è stato messo in piedi apposta per imbrigliare la spinta popolare, la rivolta, no, non credo, la cosa è avvenuta così spontaneamente, perché così era l'Italia in quel momento. E tra l'altro la mia tesi si può sostenere agevolmente guardando l'Europa. Se ci fosse stato un piano di questo genere, perché è accaduta la stessa cosa in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna, in Grecia? Non è, evidentemente c'era un fenomeno generale, era il crollo della fiducia delle grandi masse popolari europee nei confronti dei partiti tradizionali. Chi ha capito al volo ha raccolto questa protesta, questa rivolta. Poi dopodiché, ma è ovvio, scusa, ma i poteri forti hanno strumenti molto potenti per imbrigliare, hanno strumenti di corruzione, hanno strumenti di distorsione, riescono a catturare, riescono a inquinare la spinta del nemico. E quindi qualcuno probabilmente ha cominciato a pensare, ok, benissimo, adesso c'è una forza nuova che però è molto primitiva, non conosce la situazione, non ha l'esperienza, bene, dirottiamola su fenomeni secondari. E appunto quello che ti dicevo prima è questo, uno dei fenomeni secondari è che la classe politica è diventata il nemico e tutto il resto di questo paese non è stato visto. Faccio un esempio clamoroso, clamoroso. Io per esempio ho sempre sostenuto da molti anni ormai che l'Italia non è un paese sovrano, che è un paese coloniale, siamo colonizzati. Chi è che ci colonizza? Ci colonizza l'America, siamo una colonia dell'America, siamo membri della NATO. Allora, se tu non ti poni il problema di chi è il padrone che ti ha colonizzato, ma come diavolo puoi pensare di trasformare l'Italia come un calzino? Non è possibile. Allora, facciamo un esempio così ti è chiaro dove sta l'errore. Loro si sono scatenati contro il finanziamento pubblico. Quanto gli ha reso il Movimento 5 Stelle il finanziamento pubblico? Niente, perché loro i 44, mi pare, milioni lo hanno lasciato lì così e non lo stanno usando, pare. Ma 44 milioni fanno ridere. Non è questo il problema dell'Italia. Se io guardo un momentino quanto ci costa la NATO e la nostra difesa militare, scopro la sbalorditiva cifra di 60 milioni di euro al giorno. Allora io ho un gruppo parlamentare di 170 deputati e senatori e gli faccio fare il discorso delle pulci ai conti dei parlamentari e lascio che noi spendiamo 60 milioni di euro al giorno. Cioè uno può dirmi, certo, ma come, puoi pretendere che col 25% fai uscire l'Italia dalla NATO? E io infatti non lo pretendo minimamente.
non è questo il problema, ma se io ho un'opposizione di queste dimensioni, allora io devo sollevare il problema nel Parlamento e gridarlo ai 420. E se non ho i 20 che me lo fanno gridare, uso quei 44 milioni per fare una televisione che lo dica tutti i giorni. Allora sarebbe stato un rilancio del movimento. Ma di queste questioni, silenzio. È stato nel 2013, siamo nel 2017 e il Movimento 5 Stelle adesso non solo non dice uscire dalla NATO, non solo non lo dice, dice ci voglio rimanere nella NATO, e il suo nuovo leader viene mandato o va negli Stati Uniti per dire agli americani state tranquilli, noi non metteremo in discussione il nostro essere colonia vostra. E allora è la fine del movimento, mi dispiace, può anche darsi che vadano bene, io glielo auguro per carità, che vadano bene a queste elezioni, ma questa è la fine del movimento. Poi leggo sulla stampa che ci sono già quelli che scrivono, può darsi che sia falso, che Grasso e il Movimento 5 Stelle cominciano a pensare insieme, e poi leggo tante altre cose strane che sono accadute, che non si spiegano, per esempio l'incontro di un gruppo di parlamentari guidati da Sibilia con un gruppo di compagnie americane. Che cosa servono tutte queste cose? A che cosa servono? A dare garanzia al nostro padrone. E questi sarebbero i riformatori dell'Italia? No, mi dispiace, ma io credo che durante la campagna elettorale lo dirò in continuazione. Questo non è cambiare l'Italia, questo è rafforzare la nostra posizione di soggezione agli Stati Uniti d'America. E quindi, per esempio, la mia tesi si discosta nettamente dalla loro. Noi siamo per un'Italia neutrale, cioè fuori dalla NATO e fuori dai blocchi militari. Noi siamo per un'Italia che rimette in discussione il rapporto con l'Unione Europea, e se l'Unione Europea non accetta di ridiscutere con noi, Italia, tutte le leggi che sono state approvate in questi decenni violando la Costituzione repubblicana, noi proporremo, naturalmente saremo in minoranza, ma proporremo di denunciare unilateralmente tutti questi rapporti con l'Europa, e così via discorrendo. Ecco, questo, su questo tema io in gloria, e adesso aiutati da un gruppo piuttosto consistente di giovani economisti, stiamo preparando un programma di risanamento politico con i numeri, con le cifre, con l'uso dei miliardi che abbiamo e con l'uso dei miliardi che possiamo ottenere dall'Unione Europea con le leggi attuali. Noi avvieremo un processo di risanamento dell'Italia, un piano di 200 miliardi in 3 anni per rilanciare l'occupazione, tutte cose che sono possibili, sono realizzabili con le leggi attuali, ma che nessuno, neanche loro, hanno tirato fuori. Invece noi le abbiamo scoperte, e quindi noi stiamo preparando non solo una lista del popolo per fare reclame, noi stiamo preparando un programma politico per risanare l'Italia. Gli unici, devo dire, gli unici, perché gli altri partiti non hanno ancora tirato fuori una sola riga scritta, e il Movimento 5 Stelle c'è ancora il programma di 5 anni fa. E quindi che cosa diavolo, come diavolo si può pensare di andare all'elezione? Adesso il loro leader Di Maio dice il prossimo governo 5 Stelle, ma è tutto da ridere, è tutto da ridere. Il governo 5 Stelle, supposto che sia realizzabile, nel senso supposto che, come dicono certi sondaggi, il Movimento 5 Stelle finirà per primo, ma con chi lo fanno? Con chi lo fanno? Non hanno un programma di governo. Non hanno quello che loro stanno dicendo come programma di governo, è un programma di governo, ma mi dispiace proprio, non ha nulla a che vedere con un programma di governo. Non c'è la politica estera, salvo che la politica estera americana, il resto sono piccole misure qua e là, come dire, un patchwork, non è un programma. Ecco, allora con chi lo fa il governo? Dove sono i tuoi ministri? Con chi ti alleni? Con nessuno, naturalmente, dice Di Maio. Andremo lì e chiederemo in Parlamento chi ci sta, e se quelli che vengono con te ci verranno sulla base delle tue idee, con cui non hai mai, tu non hai mai discusso con loro queste idee, quali idee poi? Quindi se per caso ci fosse un governo 5 Stelle, parliamoci chiaro, sarebbe una tragedia, si ritorna a votare dopo 6 mesi.
Questa è la mia prognosi. Quindi l'analisi iniziale è che tutti i partiti stanno crollando a picco: Berlusconi, Salvini da una parte, il PD che sta sparendo sotto i nostri occhi come neve al sole, la nascita di un partito, figuriamoci, di sinistra guidato da Beppe Grasso con D'Alema e Bersani, D'Alema il bombardatore della Jugoslavia, eccetera eccetera, e il Movimento 5 Stelle che non ha un programma, mi dispiace per loro, e allora si apre una voragine. E allora io penso che abbiamo fatto bene andare a mettere un programma di governo dentro questa campagna elettorale, che pure avviene, come sappiamo, con una legge del tutto anticostituzionale, del tutto illegale, che una qualunque corte costituzionale degna di questo nome non potrebbe che definire come una legge anticostituzionale. Benissimo, vediamo, apriamo la battaglia. Se piglieremo 3 voti, naturalmente vorrà dire che abbiamo sbagliato analisi. Ma io penso che noi andremo ben oltre il 3% che costituisce la barriera. Io penso che andremo ben oltre, perché c'è un sacco di gente che la pensa come noi. Allora, più di uno ci ha segnalato il post, che immagino tu abbia letto, comunque ne hai sentito parlare, del padre Vittorio Di Battista. Il padre Di Battista che ieri sera ha scritto, non so se è successo ieri, insomma in queste ore ha scritto un post molto molto critico nei confronti di, appunto, di come è diventato il Movimento 5 Stelle, ecco, e anche questo, insomma, non l'ho ancora letto, me l'hanno raccontato stasera, sì. Ero fuori Italia, parole forti, insomma, diciamo, sì, così mi hanno detto che sono molto dure, sì, sì, molto dure. Sì, sì, quindi insomma anche questo lo aggiungiamo alla discussione. Poi anche quel viaggetto di Di Maio in America, insomma, l'hai anche prima in qualche modo già detto, no? Quindi apertamente detto, l'ho anche scritto subito sulla mia pagina Facebook, provocando tra l'altro una ondata di reazioni ostili, ma che ci posso fare? Le cose parlano da sé. Certo. Allora, io volevo, se ci ascoltano, volevo coinvolgere un attimo su questo punto, se hanno qualcosa da chiedere o da dire, Federica Francesconi, che credo è collegata. Federica? Sì, sì, ci sono, Fabio. Bene, e non so se c'è Paolo Franceschetti, solo per un saluto. Paolo? No, mi sa che Paolo è andato. Allora, dici pure, Federica, se vuoi dire qualcosa su questo punto. No, intanto volevo fare i complimenti al dottor Chiesa per questa coraggiosissima iniziativa politica, di cui in questo sciagurato paese abbiamo tanto bisogno. E ho ascoltato con molta attenzione il suo intervento. E sono d'accordo con lui per quanto riguarda il giudizio impietoso sul Movimento 5 Stelle e sul fatto che questa forza politica non abbia un programma, cioè che sia inconsistente sia per quanto riguarda la politica estera, ma anche per quanto riguarda la politica economica. E al dottor Chiesa volevo fare una semplice domanda riguarda l'Unione Europea. Quale futuro lui prefigura per l'Unione Europea? Secondo lui l'Unione Europea è un organismo che è riformabile, oppure che potrebbe nei prossimi anni implodere su se stesso? E se è riformabile, in quali rapporti l'Italia deve entrare in una futura e riformata Unione Europea? Cioè, la mia domanda è semplicemente questa: l'Italia deve stare dentro o fuori dall'Unione Europea? Dunque, ti rispondo, in parte ho già risposto prima, ma sta scritto nel nostro programma. Noi abbiamo detto: questa Unione Europea è stata fondata sulla base di leggi che sono state approvate dai nostri governanti, dai nostri parlamenti, violando la Costituzione, cioè che è la legge fondamentale dello Stato. Questa è una delle ragioni per cui questa Unione Europea è in crisi, tra l'altro, ma è un fatto comunque cruciale. Come è potuto accadere che la legge fondamentale dello Stato italiano è stata messa in un angolo nel silenzio generale dei media compresi e di tutti i partiti che hanno partecipato a questa orribile operazione, senza che noi ne sapessimo niente?
Questa è la verità. Allora, noi diciamo, il Trattato di Lisbona non è corrispondente alla Costituzione italiana, bisogna cambiarlo. Allora, se io adesso facessi l'ipotesi di avere un gruppo parlamentare in grado di incidere, influire sulla situazione, sulle decisioni del Parlamento, io lo porrei tutti i giorni, non un giorno solo, dal momento in cui metto piede nel Parlamento, porrei tutti i giorni la questione di chi va in Europa, cioè a Bruxelles, a chiedere che si ridiscutano i trattati che sono stati fatti in violazione della nostra legge fondamentale. Sarebbe un fatto molto importante. Naturalmente io non so quale maggioranza ci sarà in Europa, ma io so che l'Italia è un paese centrale per la costruzione europea. Siamo stati uno dei paesi fondatori, siamo un grande paese, in terza posizione adesso. Prima eravamo in quarta, adesso siamo in terza. Germania prima, Francia numero due e Italia tre. Ma non abbiamo voce? Ma bisogna aprire la questione, il dossier sull'Europa, bisogna aprirlo, bisogna andare in Europa a cercare alleati. E se non li troviamo nel governo, li troveremo nelle forze di opposizione. E la prima cosa da fare sarebbe radunare un'assemblea europea di tutte le forze che sono critiche dell'Europa. Qualcuno ha preso questa iniziativa? Nessuno ha preso questa iniziativa. Come mai in Spagna, in Francia, in Germania stessa, in Ungheria ci sono un sacco di forze che sono critiche nei confronti dell'Europa? Come mai nessuno la prende? Perché tutti stanno fermi dietro il diktat della Germania. Allora questo partito, questa forza potrebbe diventare dirompente, si crea un movimento politico europeo. E in secondo luogo bisogna mettere sul tappeto che Europa vogliamo, sempre che ce ne debba essere una, e io ho scritto nel programma insieme a Ingroia, noi non siamo anti-europei, ma questa Europa è antipopolare, e quindi a un'Europa antipopolare bisogna sostituire un'Europa dei popoli, in cui i popoli possano esprimere i loro punti di vista. E allora che cosa ci occorre? Occorre una nuova assemblea costituente. La vecchia Costituzione, quella che si chiama Trattato di Lisbona, infatti non è una Costituzione, ha dimostrato di non essere all'altezza dei compiti dell'Europa attuale. È palese. Allora ce ne vuole una nuova. Primo, indire un'assemblea costituente europea che produca un documento per i popoli dell'Europa, e i paesi singoli dovranno votare con un referendum popolare se sono d'accordo o non sono d'accordo. E quelli che non sono d'accordo se ne vanno, e noi italiani dovremmo decidere. Questo nuovo documento della Costituente europea è un buon documento oppure no? Se non è un buon documento, democraticamente parlando e corrispondentemente alle indicazioni e al dettato della nostra Costituzione, noi ce ne usciamo. È chiaro qual è la procedura? Io sto facendo un ragionamento politico, non giuridico. Qui la politica è stata abbandonata da loro, i nostri nemici hanno cambiato la politica, hanno cambiato le leggi, hanno modificato tutto, hanno tagliato fuori i parlamenti, ci hanno privato della sovranità completa. Allora noi dobbiamo recuperare tutto questo. Per far questo, ovviamente, se io avessi la possibilità di incidere sui programmi televisivi dell'Italia, io caccerei a calci nel sedere tutti coloro che hanno in mano il controllo delle televisioni pubbliche e private, e li sostituirei con un consiglio nazionale audiovisivo eletto direttamente dal popolo, per esempio. E sono sicuro che la gente capirebbe un sacco di cose in più, per esempio. Non so se ho spiegato cosa intendo fare. È un'altra idea della politica, mi dispiace. La politica non è vaffanculo. La politica è: io so che cosa si deve fare, 1, 2, 3, 4, e mi batto perché ci sia la gente che sa che mi deve aiutare a farlo. Cioè non è che io faccio questa roba qua. Solo milioni di persone possono liberarci dalla NATO. Se vogliamo ritornare indipendenti, dobbiamo avere milioni di persone dietro di noi, e per avere milioni di persone dietro di noi abbiamo bisogno che i media parlino delle cose in modo giusto, e invece noi siamo seppelliti dietro valanghe di menzogne che hanno trasformato 30-40 milioni di italiani in pecore senza cervello. Ecco, questo che sto elencando è un programma politico. Non so se la nostra ascoltatrice condivide. No, no. Volevo chiederti, a un certo punto
non sappiamo, ecco, che poi alla fine se si erano creati dei rapporti o se appunto ti abbiamo visto, no, in quell'incontro che poi era originato proprio da una trasmissione che avevamo fatto, no, quando sei andato a Londra con Magaldi, no? C'è stato quel confronto pubblico, ma poi c'era stato un dialogo sul movimento Roosevelt, oppure no, non c'era mai stata questa possibilità? No, l'incontro di Londra, mi è parso chiaro, identificava delle linee politiche strategiche diversissime, non c'è il minimo dubbio. Io a Londra, chi vuole se lo va a rivedere, spiegai che l'idea di mettere al centro di un programma politico europeo in questo momento il tema dei diritti umani come diritti universali è l'ultima cosa che si può fare, e non, era questo il punto chiave. Che vuol dire i diritti umani sono universali? Ma i diritti umani non sono universali, e questo è molto semplice. Viviamo in un mondo in cui i nostri diritti sono diventati spaventosamente minoritari, quindi non so a chi interesserebbe una cosa del genere. Io ho detto quali sono le cose che ritengo prioritarie, ma nella discussione che abbiamo avuto con Magaldi quelle cose non sono apparse assolutamente identiche. Io rispetto il suo punto di vista, per carità, non voglio mica pretendere che tutti accettino i miei valori, ma guardo il mondo, la Cina, 1.500.000.000 di persone, ha dei valori che sono diversi dai nostri, la Russia anche, l'India anche, l'Africa anche. Vogliamo continuare a imporre il nostro punto di vista? Magaldi non pensa neanche lontanamente a un'Italia neutrale. E quindi abbiamo fatto, siccome io sono una persona non dogmatica, anzi al contrario, quando lui mi ha invitato qui a Roma alla Casa della Donna a partecipare a una loro iniziativa, sono andato. Tra l'altro in quei casi ci siamo trovati anche d'accordo su molte questioni, ma è la strategia completa del movimento che non corrisponde ai compiti di una forza che voglia cambiare le cose, quindi io rispetto, ma non cammino in quella direzione. Poi abbiamo fatto la festa di Pandora e ho invitato Magaldi, e lì di nuovo sono emerse le differenze. Cioè, io ripeto, non ho mai smesso di discutere e non smetto di discutere con nessuno. Dopodiché ogni discussione, se fatta bene, senza essere offensiva, si trasforma in una conclusione. Allora, siamo arrivati a questo punto, 1, 2, 3, 4, siamo d'accordo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, non siamo d'accordo. Se in queste cose in cui non siamo d'accordo ci sono questioni di principio fondamentali, allora non possiamo stare insieme, ciascuno per conto suo, nei limiti del possibile. Ho detto che la lista del popolo nascerà con un accordo di forze che sono diversissime. Diversissime, su questo non c'è dubbio, e si vedrà. E noi abbiamo detto, per questa ragione, abbiamo fatto una lunga discussione con Ingroi e con altri a questo punto, perché il gruppo si è allargato, e abbiamo detto: noi facciamo una piattaforma di base, che non è, naturalmente, non sono le tavole della legge di marmo. Noi proponiamo le nostre cose. Le nostre cose sono chiare, sono molto concrete, secondo me. Proponiamo la discussione di persone diverse. Quelli che ci stanno, cominciamo con loro. Gli altri possono arrivare. Sono passati praticamente 2 mesi, comincia a esserci una confluenza abbastanza rilevante, mi ha colpito con molto favore. Molta gente arriva, chiede, anche gruppi, naturalmente, anche se noi accettiamo solo le adesioni individuali, ma comunque ci sono gruppi che arrivano e che avverranno alla nostra prima riunione di giovedì prossimo, cioè del 7. Qual è il criterio? Quelli che sono d'accordo sulla piattaforma comune giurano di fronte al paese che sosterranno in caso di elezione questa piattaforma comune. Ma siccome siamo diversi gli uni dagli altri, anche diversissimi, tutte le materie che non faranno parte di questa piattaforma comune noi le considereremo, come dire, utilizzabili sul piano personale. Cioè ciascuno, uno può essere un deputato, diciamo, lasciamo perdere il sottoscritto, viene eletto in Parlamento un signore che ritiene l'Italia neutrale, rinegoziazione di tutti i trattati internazionali, l'uscita unilaterale, il piano di salvaguardia della proprietà pubblica della Cassa Depositi e Prestiti e così via discorrendo. Bene, tutto questo è programma comune. Quello che sta fuori, ciascuno le dirà quello che vuole. Immagino che su un cattolico conservatore la sua idea dell'aborto o del divorzio sarà diversa dalla mia, ma questo non fa parte del programma di governo, e quindi questo sarà un gruppo parlamentare che avrà una caratteristica
molto anomala. Non è un partito, ma è un gruppo di persone che giurano di fronte al paese che sulle questioni essenziali sono d'accordo e saranno d'accordo per tutta la legislatura. Questa secondo me è una svolta di metodo molto importante. Poi ciascuno voterà sugli altri provvedimenti come richiede opportuno. In questo senso, se Gioele Magaldi e i suoi venissero e ci dicessero sulla piattaforma che avete proposto noi siamo d'accordo, magari facendo qualche proposta di modifica, per il resto noi siamo indipendenti, io direi a Magaldi ma puoi venire anche tu nelle mie liste, non avrei nessuna obiezione, capisci cosa voglio dire, no? È una proposta molto chiara, molto limpida e che non è soggetta neanche a cattive interpretazioni. Che diavolo volete? Ciascuno può venire purché sosteniamo tutti una barca, cioè come dire, ti va che questo edificio stia in piedi? Bene, allora le colonne sono queste, se non ci sono queste colonne l'edificio crolla. Se sei d'accordo di tenere in piedi questo edificio e di migliorarlo e di dipingerlo e di farlo diventare più alto, più grande e più solido, bene, vieni con noi. Il resto è secondario, il resto vedremo più avanti. Non so come dire, adesso è impossibile definire tutte queste questioni, ma io penso che se ci fosse una forza politica in questo momento del Parlamento, anche nelle attuali condizioni, questa sarebbe una svolta politica di enorme rilievo. Io in questa settimana comincerò a incontrare, ero ieri a Bruxelles, c'erano europei di praticamente di tutta l'Europa, anche di paesi che l'Europa non riconosce, come per esempio l'Oltredniestre, l'Ossetia del Sud, eccetera, eccetera. C'erano olandesi, belgi, lettoni, lituani, eccetera, eccetera. E poi adesso parleremo questa settimana con i francesi di Mélenchon, con gli spagnoli di Podemos. Andiamo alla ricerca di alleati europei, subito, il più presto possibile. Come si vede, anche non necessariamente di sinistra, si può andare a parlare con tutti, tutti quelli che sono per un'Europa democratica dei popoli. Per chiudere solo su Magaldi, lui in una trasmissione di un'altra radio ha definito più che la mossa del cavallo, ha detto è la mossa del somaro. Come possono essere credibili Ingroia e Chiesa nei panni di frontman di una lista del popolo né di destra né di sinistra? Insomma, ha parlato di mossa politica improvvisata, del rischio di ripetere il risultato di Rivoluzione Civile di Ingroia, e poi dice che addirittura avreste copiato, adesso te lo dico, cosa di pari pari una proposta che il Movimento Roosevelt aveva loro segnalato tra i 21 principi guida del costruendo Partito Democratico Progressista, la necessità di una Costituzione Europea validata da referendum popolari, un'idea nostra che Ingroia e Chiesa hanno fatto propria senza dichiararne la paternità. Mi dispiace, io vedo la differenza tra me e Magaldi, che insulta, perché dire che è una mossa del somaro è un modo sprezzante e maleducato di affrontare una discussione, per cui per esempio dopo questa frase io mi guarderò, fino a che non si scusa, mi guarderò bene dal parlare con lui di politica, ma non voglio scendere in insulti, dico semplicemente che il signor Magaldi è un bugiardo. Questo lo posso dire, perché io queste cose sulla Costituzione Europea le ho scritte 4 anni fa in un documento che è stato pubblicato in Europa dal Club Sofia, di cui sono stato il coestensore. E quindi dire che noi abbiamo copiato è una miseria. Mi dispiace che un uomo di quell'età si lasci andare a queste stupidaggini. Prego, si accomodi. Noi non insulteremo nessuno. Io mi guardo bene dall'insultare qualcuno. In questo caso Magaldi dice che abbiamo copiato un suo documento senza sapere che forse potrei essere io a dire che lui ha copiato dal nostro documento. Quindi è una cosa un po' comica. Senti, ma comunque, ripeto, non voglio... vabbè, no, ma mi interessava sapere se poi, no, visto che lui, ti ricordi, dopo la nostra trasmissione ti aveva detto che tu non avevi letto il suo libro, eccetera eccetera. No, non l'ho letto, non l'ho letto tutto, ho già detto, l'ho detto pubblicamente. Sì, sì, l'avevi detto qui da noi. Ho detto le prime 100 pagine. E poi ho cambiato idea, ho detto ma perché mi devo leggere le altre 500 se qui ho già trovato delle cose che non stanno né in cielo. Ecco, né in sei rimasto di quell'opinione. Sì, signore. Sì, signore, sono rimasto di quell'opinione proprio fermamente. Fermamente. Allora, volevo chiederti, anche analizzando un attimo lo scenario internazionale, e poi ci salutiamo, il discorso di Trump, cioè
Che bilancio fai della presidenza Trump? Se c'è una discontinuità, come alcuni sostengono, rispetto al passato, o siamo sempre di fronte, chiaramente l'hai definita prima, no? L'America e a questo suo modo, no? Di gestire la politica internazionale? Ma la mia risposta è, diciamo così, strategica. Purtroppo l'America è un paese malato, questa è la vera questione di fondo, è un paese profondamente malato e in crisi. L'apparizione di Trump è l'apparizione, di questo dobbiamo essergli grati, perché se non ci fosse stato lui avremmo avuto la signora Clinton, che sarebbe stata tremenda. L'apparizione di Trump è l'apparizione di un'America nuova che non c'era prima, cioè, o meglio, che c'era ma che noi non la vedevamo perché non ce la raccontavano. Quindi Trump ha fatto scoprire all'Europa e all'Occidente che c'è un'America, se possibile, ancora peggiore della precedente, intendo dire, nella sua base sociale, e per certi aspetti è la continuità di un paese malato. Non poteva venire fuori un presidente democratico, intelligente, progressista, eccetera eccetera. L'unico, uno degli unici pochi che l'America ha avuto, l'ha ammazzato l'America. John Kennedy era questo, è stato ammazzato perché era questo, ci aveva provato. Quindi che cos'è Trump? Trump è al centro di una crisi violentissima dentro l'America, in cui le forze tradizionali e le forze più reazionarie stanno prendendo il sopravvento e hanno costretto anche Trump a fare marcia indietro. La squadra di Trump che lui aveva in testa era un'altra squadra, li hanno già liquidata, pezzo per pezzo li stanno, come dire, spolpando l'osso, o meglio, stanno tagliando tutti i rami laterali, e il povero Trump sta cercando semplicemente di sopravvivere. Ma siccome è un uomo di scarsissima cultura, è un americano che non conosce il mondo, o meglio, conosce del mondo solo il business dei casinò, sostanzialmente, come può questo uomo difendersi dall'attacco al quale è sottoposto? Non ce la fa. Allora adesso ci troviamo tutti nella situazione di, per esempio, di un'Europa che non prende decisioni. Perché? Perché l'Europa fino all'anno scorso era tutta convinta che l'America sarebbe stata l'eterna dominante del mondo. Adesso improvvisamente l'America ha eletto un presidente che la pensa in modo per molti aspetti radicalmente diverso da prima, che esprime un'America molto più primitiva, che esprime un presidente che va alle Nazioni Unite e dice che lui è pronto a annichilire, a estinguere un paese di 20 milioni di persone. Ma ci rendiamo conto di che cosa sta accadendo? Questo è il presidente degli Stati Uniti d'America. Allora l'Europa sta aspettando che lo caccino via, ecco, ed è immobile, ferma, non è in grado di prendere le sue decisioni, perché stanno aspettando. Fra poco ci sarà l'impeachment, lo cacceranno, ci sarà una nuova elezione e arriverà fuori l'equivalente della signora Clinton o la stessa signora Clinton. Ma si sbagliano, perché il crinale sul quale ci troviamo è un crinale che ha già modificato tutti i parametri del mondo contemporaneo. L'America non è più il primo paese del mondo, continua a ripeterlo. Noi viviamo nell'illusione che l'America sia il primo paese del mondo, ma è una illusione. L'America non è più in grado di essere un impero, perché non controlla la Cina, per esempio, e adesso per giunta non controlla né la Cina né la Russia. E quindi noi ci troviamo di fronte a un altro mondo che richiederebbe all'Europa, ecco perché ho detto che noi non siamo anti-europeisti, perché la grande partita in corso, che è purtroppo estremamente pericolosa, io sono un po' vecchiotto, ma non ho mai visto nella mia vita qualcosa di più pericoloso di quello che sta accadendo sotto i nostri occhi. Quindi sento il pericolo forse molto più di chi non ha vissuto le fasi precedenti. Ma noi pensiamo davvero che questa situazione si risolva in pace? Non credo che sia realistico. L'America, il gruppo dirigente americano, non è in grado di accettare la realtà che ha di fronte, e questo spiega perché si comporta come si comporta. E quindi può un gruppo dirigente di un ex impero guidare l'intero pianeta di 7 miliardi di persone con i suoi principi e i suoi criteri? Io ritengo che non possa, e prima o dopo farà una mossa, ahimè, fatale.
E se noi non ci stacchiamo da questo paese in crisi nel modo giusto, perché io non considero l'America un nemico, considero l'America un paese malato, ma non un nemico. Ma dobbiamo dirgli con molta chiarezza, questa sarebbe la mia posizione, noi non veniamo con voi, se voi volete andare in guerra ci andate voi. L'Europa si stacca dalla vostra strategia, non ha nessun interesse a venire in guerra, anche perché se gli europei capissero qual è la situazione, capirebbero anche che la guerra si farà prima di tutto in Europa e i primi a morire saremo noi. Quindi, ragiono, bisogna fare in modo che l'Europa dica che non ci sta e diventi in questo modo un protagonista mondiale, perché la partita si gioca tra Europa, Cina, Russia e Stati Uniti. Se noi non ci siamo non conteremo niente e finiremo in guerra. Se noi ci siamo come europei, noi potremo difenderci collettivamente. Ovviamente è un compito gigantesco, bisogna vedere se ci sono le forze intellettuali, politiche e morali capaci di avviarlo. Allora, ti leggo un paio di domande. Allora, una riguarda, tra l'altro è notizia di oggi, sullo spostamento dell'ambasciata a Gerusalemme, che valore può avere secondo te? E ha un grande valore, significa che il presidente Trump ha ceduto alle richieste di Israele, cioè sostanzialmente le lobby ebraiche, che tra l'altro fino alla campagna elettorale erano contro di lui, ma adesso, avendo corretto la sua rotta, adesso lo appoggiano, e quindi ha regalato a Netanyahu uno strumento in più per continuare la sua politica di guerra, sostanzialmente. Non lo so fino a che punto il presidente Trump si rende conto di tutto questo, in certi momenti mi vengono dei dubbi, ma comunque, se non se ne rende conto, tutto quello che sta succedendo in Arabia Saudita, in Libano, è tutto dettato dalla politica di Israele, è Israele che fa tutto questo. E se gli Stati Uniti gli dà, compresi i bombardamenti sulla Siria, dopo che i russi hanno già liquidato Daesh, Israele ricomincia la guerra in Siria, si rende conto il presidente degli Stati Uniti che in questo modo apre la strada al conflitto con l'Iran? È in grado il presidente degli Stati Uniti di fermare il Pentagono? È in grado il presidente degli Stati Uniti di fermare la CIA e l'FBI? Ecco, il problema che ho di fronte è questo, cioè di un paese che era fino all'altro ieri l'impero, che dominava tutto il mondo e che adesso non è più neanche capace di dominare i suoi conflitti interni. È un bel guaio, un bel guaio. Un'altra domanda di Massimo: chi ritieni il più grande traditore dell'Italia e chi sarà ricordato come tale nei libri di storia tra Giorgio Napolitano, Romano Prodi o Mario Draghi? Beh, una bella gara. Eh sì, non è semplice. Una bella gara. No, per la verità tutti e tre andrebbero tranquillamente messi di fronte a un tribunale dello Stato per alto tradimento nei confronti della Costituzione, tutti e tre, non c'è il minimo dubbio. Draghi un po' meno, perché lui ha lavorato per Goldman Sachs, quindi come dire, si sottrae, diciamo. Sì, essendo cittadino italiano anche lui era tenuto a difendere la Costituzione, ma insomma non ha avuto incarichi importanti a livello di governo, quindi meno degli altri, però naturalmente è colui che regge la candela di tutta la situazione. Lui ha più potere del capo della Commissione europea, più potere del capo del governo italiano, più potere del capo del governo spagnolo, del governo greco, del governo ungherese, ne ha un po' meno del capo del governo che non c'è più, della Germania, ma insomma sostanzialmente è un uomo che porta enormi responsabilità politiche. Però io sono un po' poco incline a giudicare in termini di tradimento. Il problema non è tradimento, il problema è di capire che cosa succede. In fondo anche questi signori, Prodi, Napolitano, sono dei diciamo, mi veniva la parola commessi, no, sono proprio dei maggiordomi, hanno agito su comando. Napolitano, quando ha fatto quello che ha fatto facendo arrivare al governo Mario Monti, ha agito su ordine. Voi capite, italiani, noi siamo italiani, il nostro Presidente della Repubblica ha agito su ordine delle banche internazionali. Hanno voluto far venire il loro uomo, è arrivato Monti,
Monti tra l'altro ha più responsabilità dal punto di vista tecnico, diciamo, di Draghi, è stato capo del governo, ragazzi, è venuto a dirci quello che Draghi ci diceva, ce l'ha imposto per legge, senza essere stato eletto. Insomma, non è il tradimento, il problema è capire che cosa sta accadendo. E ovviamente capire significa che il prossimo passo non devi eleggere dei maggiordomi, ma devi eleggere della gente che ha la testa sul collo, il cuore al suo posto giusto, il fegato al suo posto giusto e che è capace di dire dei no. Questo è il vero problema che abbiamo di fronte, che abbiamo una classe dirigente imbelle e senza idee. Un'altra domanda di Giulio, ti chiede se poi avevi avuto modo di chiarire con Craxi prima che morisse, quando ti accusò in sostanza, no, di essere pagato dal KGB. No, purtroppo non l'ho più visto dopo quella... Tra l'altro avevo visto pochi giorni prima a Mosca, avevamo chiacchierato amichevolmente, poi si vede che quella stupidaggine gli è scappata di bocca quando sono andato in Italia. Comunque, io non avevo particolari motivi di inimicizia personale nei suoi confronti. Quando lui ha detto quella frase, io gli ho fatto causa, e la storia è divertentissima perché un giorno o l'altro la racconterò sotto forma di un piccolo racconto divertente. Gli feci causa e la causa rimase lì parecchi anni, 2 anni mi pare, perché il Parlamento, lui era un parlamentare, era anche capo del governo prima, poi era rimasto parlamentare, e il Parlamento non dava l'autorizzazione a procedere, per cui fino a che le sue fortune non furono definitive, io rimasi in attesa che il Parlamento decidesse. Dopodiché ha dato l'autorizzazione con grande sorpresa, ma Craxi era già scappata da Mohamed, e quando ci fu il giudizio del tribunale mi diede ragione, l'accusa era una calunnia non fondata, mi diede ragione e mi diede la soddisfazione di multare, cioè, insomma, Craxi avrebbe dovuto darmi 50 milioni di euro, scusa, 50 milioni di lire. E io credetti di aver vinto. In realtà, quando venne il momento dell'applicazione della sentenza, Craxi morì, per cui gli eredi, tenete presente che sono entrambi vivi, rinunciarono alla eredità, e quindi mi trovai ad avere speso 12 milioni di avvocato, me lo ricordo ancora perfettamente adesso perché mi fa venire un accidente di rabbia, avevo pagato 12 milioni di avvocato, avevo vinto 50 milioni ma non presi una lira, tutto lì. Naturalmente non posso riproverare la Craxi, anima, buon'anima, è andata all'altro mondo e quindi niente, me la tengo, ma è una bella lezione su come funziona la giustizia italiana. L'ultima, ti chiedono se la caduta di Berlusconi, diciamo la sua destituzione, può essere dovuta ai rapporti che aveva con Putin. I rapporti non ho sentito. Con Putin. Sì, parte sì, secondo me Berlusconi non era più gradito agli americani, diciamo così, come stavano le cose. E non era gradito tanto perché era amico di Putin sul piano personale, gli frega niente a nessuno delle amicizie personali di questo con quell'altro. Il fatto è che Berlusconi era favorevole a costruire il South Stream, cioè il flusso di gas che avrebbe consentito alla Russia di bypassare l'Ucraina. L'Ucraina sta facendo da tappo e impedisce alla Russia di esportare il suo gas. Parzialmente lo può fare perché i russi e i tedeschi hanno già costruito il Nord Stream, adesso lo stanno raddoppiando, e però non era sufficiente perché i gasdotti costruiti al tempo dell'Unione Sovietica erano possenti e servivano per nutrire di energia tutta l'Europa. Improvvisamente al potere vanno i nemici della Russia, i quali vengono manovrati dagli Stati Uniti perché impediscono l'afflusso di gas russo, quindi danneggiando la Russia che non può più vendere, quindi non può più avere risorse monetarie sufficienti per sviluppare la sua economia e il proprio benessere, eccetera, eccetera. Berlusconi pensò e disse una cosa molto giusta, secondo me, anzi me la ricordo molto bene, quando ci fu una polemica in Italia, qualcuno lo attaccò per questo, cioè gli amici degli americani in Italia lo attaccarono e dissero: ah, Berlusconi fa gli interessi della Russia. E lui rispose: io faccio gli interessi dell'Europa, verrà il momento in cui il gasdotto che io sto sostenendo
servirà a nutrire di energia le nostre fabbriche, e quindi io sto facendo il bene dell'Italia e dell'Europa. Aveva ragione perfettamente, era un atto, diciamo, uno dei pochi che ha fatto, di insubordinazione. Non gliel'hanno perdonato, non gliel'hanno perdonato. Il resto sono questi qui. E poi lui naturalmente ha ceduto di schianto di fronte alla guerra libica. Lì avrebbe dovuto, se fosse stato uno che aveva ancora le palle, come si suol dire, ma le aveva già perdute, avrebbe dovuto sbattere il pugno sul tavolo e avrebbe dovuto dire: gli aerei per bombardare la Libia non passeranno dall'Italia, anzi non partiranno dall'Italia. Sarebbe stato un atto straordinario, straordinario, che avrebbe insegnato agli italiani molte cose. Invece lui ha avuto paura. Ma perché ha avuto paura? Ha avuto paura perché lo ricattavano, perché lo ricattavano con Mediaset, perché gli avrebbero messo i bastoni tra le ruote. La politica si fa così, mica solo con le parole. Qualcuno gli fece capire: stai attento, caro Silvio, se vai su questa strada noi ti distruggiamo la tua economia, la tua floridezza economica. E lui aveva la famiglia, come si dice in Italia, tengo famiglia, tengo famiglia. Eccolo. È così, la fine di Berlusconi la si può chiamare così: tengo famiglia. Allora, mi ero dimenticato, perché abbiamo, e con questo veramente ti salutiamo, dai pure risposte molto rapide. Adesso noi faremo ascoltare 7 domande. Abbiamo un opinionista che si chiama Maestro di Dietrologia, che è un nome particolare, che fa 7 domande quando ci sono gli ospiti un pochino più importanti. Adesso io le faccio ascoltare tutte di fila e poi te le farò una per una, ma risposte ovviamente molto rapide, che così poi ti liberiamo. Ascoltiamole noi. Bentornati cari ascoltatori di Border Nights. Questa sera tornano le 7 domande dietrologiche e la mia scheda sarà dedicata all'ospite d'eccezione, Giulietto Chiesa. Un saluto e un ringraziamento anticipato da Maestro di Dietrologia. Domanda numero 1. Secondo lei oggi ha ancora senso parlare di sinistra e destra, di ideologie, oppure dobbiamo necessariamente inventarci nuovi termini per definire gli schieramenti politici e culturali in campo? Domanda numero 2. La tecnocrazia, la robotica, il transumanesimo libereranno l'uomo dalla schiavitù del lavoro o saranno nuovi paradigmi totalitari del controllo di massa? Domanda numero 3. Papa Francesco ha più volte dichiarato la volontà di andare in un'unica direzione religiosa mondiale che unisca tutte le chiese, una sorta di internazionalismo ecumenico globale. Lei è d'accordo con questa visione progressista o ritiene che ogni popolo debba conservare il proprio culto e le proprie peculiarità? Domanda numero 4. In un futuro non troppo lontano, la democrazia diretta potrebbe essere il nuovo ordinamento politico mondiale. Ma una popolazione senza coscienza di classe e con il telecomando del televoto virtuale potrebbe essere facile preda, ancor più di oggi, di propaganda da Grande Fratello, di populismi. Quali sono i rischi? Domanda numero 5. Secondo lei, gli stati-nazione, per come li conosciamo, esisteranno ancora o la volontà di andare in una direzione globale di federazioni macrostati è irreversibile? Domanda numero 6. La Cina potrà rappresentare un'alternativa politica all'Occidente liberista o sarà l'ennesima evoluzione del liberismo e dello schiavismo in chiave ancor più distopica e dispotica? Domanda numero 7. L'islamismo radicale potrà rappresentare un ulteriore cortocircuito per i diritti civili e per le democrazie occidentali, quando il numero di musulmani aumenterà in senso esponenziale? Sarà il cavallo di Troia del liberismo per far tornare indietro le lancette dell'orologio? Cosa ne pensa? Allora, rapidamente... Ammazza, ragazzi, hai visto? Domande. Allora, la prima... Queste da sole fanno un'intervista di una serata intera. Sì, rapidamente. Ah, secondo lei oggi ha ancora senso parlare di sinistra e destra, di ideologie, oppure dobbiamo necessariamente inventarci nuovi termini per definire gli schieramenti politici e culturali? Divido in due. Le ideologie non sono mai morte
e continuano a esistere. Adesso viviamo nell'ideologia dell'hollywoodismo, l'ideologia del pensiero unico, quindi l'ideologia c'è ed è più potente di quelle precedenti. Per quanto riguarda le ideologie di destra e sinistra, sono in gran parte, per la gran parte degli italiani, delle nostalgie, letteralmente. La gran parte degli italiani giovani non sanno neanche che cosa significhino, o ne hanno un'idea comunque anch'essa distorta. Quindi da questo punto di vista sono categorie che sono superate, ma le ideologie no, non sono superate per niente, ce n'è un'altra. E bisogna sostituirla con un'ideologia di pace. Questa che ho detto è un'ideologia di guerra. La tecnocrazia, la robotica, il transumanesimo libereranno l'uomo dalla schiavitù del lavoro o saranno nuovi paradigmi totalitari del controllo di massa? No, sono il destino visibile già ora della fine di ogni forma di democrazia. Poi come si misurerà questo obbrobrio non lo sappiamo, ma qualcuno forse potrebbe andarsi a leggere Aldous Huxley, Il mondo nuovo, e lì troverà molte risposte profetiche a questa domanda. Comunque, certo, è la fine della democrazia. Papa Francesco è l'unica direzione religiosa mondiale che unisca le chiese. Lei è d'accordo con questa visione progressista o ritiene che ogni popolo debba conservare il proprio culto e le peculiarità? Io non credo che sia realizzabile il disegno di Papa Francesco e non credo neanche che sia auspicabile. Quello che c'è, perché appunto penso che ogni popolo mantiene le sue tradizioni, e le tradizioni non spariscono, sono profonde e riguardano la nostra stessa natura biofisica, fino a che saremo individui, non mezzi macchine, ma individui come siamo adesso, più o meno. Però un'idea buona mi pare che sia quella di avvicinare le religioni, di evitare che qualcheduno usi le religioni una contro l'altra per combattere il nemico. Insomma, il discorso Dio è con noi. Questo discorso si può fare solamente se ci sono delle religioni che si combattono. Se non ci sono religioni che si combattono, beh, allora può diventare un ragionamento, si può essere diversi, ma si può anche discutere tranquillamente. Quindi l'idea non è male, soltanto che non è realizzabile. Non credo proprio che sia possibile spiegare ai cinesi che la religione monoteista cattolica o l'ebraismo sono migliori delle loro concezioni religiose. Non credo proprio. Democrazia diretta, popolazione senza coscienza di classe, con il telecomando del televoto virtuale, potrebbe essere facile preda ancora più di oggi di propaganda da Grande Fratello, populismi, insomma, quali sono i rischi? I rischi sono altissimi, perché il sistema della comunicazione è il punto centrale in questo momento per salvare quello che resta di umano in questo mondo. Il sistema della comunicazione è l'unico modo per che consente di vaccinare senza fare del male alla gente. Quindi in tutti i programmi politici, noi l'abbiamo messo nella nostra lista del popolo, ci deve esserci, chi non ce la mette vuol dire che non ha capito nulla. Deve esserci una clausola, una serie di proposte che dicano che la informazione, la comunicazione devono essere riportate sotto il controllo umano. Noi non siamo più in questa situazione, quindi il pericolo che la domanda denuncia è di una gravità estrema. Ma consentimi solo una piccola notazione. Sì. Non tutto funziona in questo meccanismo di condizionamento. E sta avvenendo proprio adesso. Il Brexit ha dimostrato che il sistema mediatico non riesce più a convincere milioni di persone. Le elezioni di Trump ha dimostrato la stessa cosa. In Italia il referendum costituzionale fatto contro tutto il sistema mediatico ha dato una risposta opposta e ha praticamente azzerato il signor Renzi. Quindi se ci mettiamo di buzzo buono e capiamo qual è il problema, potremmo anche ottenere qualche vittoria. Gli stati-nazione esisteranno ancora come li conosciamo o i macrostati ormai diventeranno irreversibili? Ho detto che la partita si gioca tra quattro giganti, non so se si possono chiamare macrostati, sono Stati Uniti, Russia, Cina, Europa. Se l'Europa riesce a essere uno stato sovranazionale decente, se l'Europa rimane quello che è, diventerà anch'essa un'appendice degli Stati Uniti, cioè uscirà dallo scontro. I macrostati probabilmente andranno avanti perché ci sono elementi del futuro del pianeta che non sono risolvibili da singoli stati più piccoli. È ovvio che ci sono questioni di grande portata, che sono la questione energetica, la questione comunicativa, la questione climatica, eccetera, eccetera, sono soltanto gestibili a livello sovranazionale.
Quindi che ci siano delle formazioni sovranazionali, democratiche, non mi spaventa. La linea, la risposta è: dipende chi vince. Se vincono loro, cioè se vincono i globalizzatori americani, spariranno tutti gli stati. Noi, come aveva scritto, ahimè, drammaticamente, scrivendo una stupidaggine totale, Gian Roberto Casaleggio, buonanima, noi saremo tutti cittadini di Google. Se va avanti così, saremo cittadini di Google, che magari si illudono di poter votare tutti insieme schiacciando un tasto del computer, ma questa è non solo una stupidaggine politica, è un'aberrazione intellettuale del pensiero unico. Casaleggio era un profeta del pensiero unico. La Cina è un'alternativa all'Occidente liberista o evoluzione del liberismo e dello schiavismo in chiave ancora più distopico e dispotico? No, non credo che sarà questo. Non so che cosa sarà la Cina. Adesso comincia una nuova epoca, cambia molto anche in Cina. La Cina sarà il dominante del futuro per ragioni fisiche, diciamo, perché ha un mercato di tali dimensioni che può permettersi perfino di ignorare il resto del mondo, se vuole. Non credo che vorrà. Comunque, quello che è accaduto in Cina in questi ultimi 30 anni non significa che la Cina sarà questo. La Cina potrebbe essere soggetta, essendo un paese per metà capitalistico e per l'altra metà guidato da un sistema politico che noi occidentali consideriamo non democratico e che infatti non è democratico, potrebbe anche fare esperimenti molto grandi. Insomma, questa situazione consente alla Cina di prendere decisioni che nessuno dei paesi occidentali è stato capace di prendere nel momento cruciale della crisi. Quindi bisogna guardare con molta apertura, primo. Secondo, bisogna cominciare a studiare i cinesi, perché noi non li conosciamo e quindi è difficile fare prognosi e diagnosi su una massa di persone come questa. Diciamo, la ricetta più giusta, più ragionevole e anche più civile è quella di conoscerli meglio e poi su questa base giudicarli. E l'ultima, l'islamismo radicale può rappresentare un ulteriore cortocircuito per i diritti civili e per le democrazie occidentali quando il numero di musulmani aumenterà in senso esponenziale, cavallo di Troia del liberismo per far tornare indietro la storia? Potrebbe anche essere questo, ma io devo dire che, sentendo molti lai che dicono che ci stanno soverchiando, che ci stanno catturando, che ci stanno portando via i valori, eccetera eccetera, devo dire che non mi pare che noi, con la storia millenaria dell'Europa, anche di questa Europa diversificata, perché noi non siamo tutti uguali, eccetera eccetera, io credo che noi siamo molto forti. Questo tipo di, diciamo, tra virgolette, invasioni, che non è poi un'invasione, sono, secondo me, strategicamente maneggiabili, ecco, si possono gestire. Certo, con le condizioni attuali della nostra intelligenza politica noi non maneggeremo niente. Allora, quelli che vogliono trovare una soluzione semplice, chiudere le frontiere, punto e basta, io rispondo: pensate un po' voi alla gente che avete mandato al potere, voi, proprio voi che dite questa cosa, pensate a chi avete mandato al potere. E quindi, prima di dire chiudi le frontiere, dovresti dire tu: quando vai a votare, guarda bene chi voti, perché se voti un ignorante e un violento, avrai esattamente quello che hai adesso. Questo è quello che dirò, e dirò, se c'è da fare dei comizi, lo dirò proprio così. Io ringrazio moltissimo un grande Giulietto Chiesa, grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto e a presto. Posso chiedere una cosa? Dimmi tu. Posso chiedere una cosa? Mi fai mandare il, come si chiama? Certo, il podcast. Sì, noi lo mettiamo così poi domani. Lo pubblico, certo, sulla mia pagina Facebook e vediamo cosa succede. Domani sarà tuo. Ti mandiamo il link. Grazie. A presto. Ciao. Io invece sono molto contento questa sera di risentire Giulietto Chiesa. Ciao Giulietto e bentornato. Ciao a tutti. Ciao. Allora, intanto siamo anche felici di questa nuova iniziativa che avete lanciato con Massimo Mazzucco, Libera TV. State continuando queste trasmissioni, giusto, sperimentali. Raccontaci un po' anche dal tuo punto di vista cosa rappresenta.
Beh, è un tentativo di affrontare il futuro, diciamo così. Non vorrei apparire troppo, come dire, magniloquente, però insomma siamo di fronte a un accentuarsi evidente della censura all'interno dei grandi social network. Si vede ormai in modo assolutamente incontrovertibile. Quindi o noi ci costruiamo una via d'uscita e di fuga da questo strozzamento, oppure ci troveremo improvvisamente a non avere più voce, perché il mainstream ce l'hanno tutto loro. È chiaro, il mainstream è al 99,9% il loro. Quello che una volta qualcuno molto ingenuo riteneva l'anti-mainstream, cioè il web, è diventato di nuovo il loro strumento di combattimento privilegiato, e soprattutto i social network sono stati incaricati dal potere di esercitare la pressione censoria su tutti quelli che possono uscire fino ad ora dal mainstream. Ecco fatto. Se si chiudono anche questa situazione, e tra l'altro, come tu sai benissimo, lo fanno in un modo che non è possibile contrastarlo. Cioè, per esempio, lei ha violato le regole della community. Quali sono le regole della community? Lo sanno loro, fanno anche finta di spiegartelo, ma le regole della community non sono contestabili. Cioè, io ho il diritto di mandare una lettera dicendo: no, ma guardate che voi state facendo una violazione delle mie libertà, voi siete un servizio pubblico sotto veste di servizio privato, che diventa un servizio privato che fa finta di fare il servizio pubblico, ma fa solo un servizio privato, capito? Sei in una situazione senza difesa. Se decidono che tutti quelli, e lo stanno già decidendo, lo stanno già facendo, che tutti quelli che vogliono occuparsi di comunicazione, informazione, cultura alternativa al pensiero unico, ecco fatto che tu non puoi più difenderti. Noi siamo qui. Allora, tu hai detto: perché lo fai? Perché il sistema che con Massimo stiamo verificando è un sistema che sfugge al controllo dei social network. Nessuno ti può fermare, a meno che ti possano arrestare, naturalmente, ti possono portare via il televisore o il microfono, questo lo possono fare, oppure ti possono mandare la finanza per chi ha un'attività imprenditoriale, possono fare quello che vogliono, naturalmente. Tuttavia non hanno nessuna possibilità di impedirti di fare questa cosa, perché tu non usi nessuno. Tu vai sul web e ci vai come cittadino indipendente che non si appoggia su nessuno. Se questa operazione funziona, noi saremo, come dire, il capofila, io mi auguro, di un vero e proprio esercito di produttori realmente di informazione, cultura, comunicazione, rapporti sociali e umani che non è possibile fermare. Vediamo se ci riusciamo. Secondo te, paradossalmente, in cui oggi appunto ci sono i social network, c'è internet, c'è meno libertà, nel senso che alcuni punti di vista oggi sono più fastidiosi rispetto a prima, oppure la cosa è sfuggita di mano, cioè non bastano più neanche disinformatori mandati, no, nei gruppi o in giro a fare casino, no, a cercare di demistificare la realtà, quindi serve un ulteriore passo in avanti per fermare, ecco, questo pensiero libero? Sicuramente sì, in parte hanno perduto il controllo, e questa non è una valutazione, come dire, mia, è una valutazione visibile. Hanno perduto il controllo con il Brexit, perché avevano il controllo del mainstream che voleva tutto no al Brexit, e invece ha vinto il Brexit. Vuol dire che i loro sistemi non hanno funzionato. Poi per esempio c'è stato le elezioni in Italia, quelle dell'anno scorso, diciamo così, in cui tutta la stampa era per una direzione, stampa, televisione, era per una certa soluzione che non era quella che è uscita dalle urne. Altro fallimento clamoroso. Terzo fallimento, prima è avvenuto nel 2016, tutta la stampa e tutto il mainstream degli Stati Uniti d'America e dell'intero Occidente, perché tutta la stampa italiana pure, tutta la televisione italiana pure, erano favorevoli a Hillary Clinton, e invece opla, dalle urne viene fuori Donald Trump. Terza sorpresa clamorosa, ce ne sono state anche altre minori, ma ci sono state. Che vuol dire?
che in qualche misura hanno perso il controllo della comunicazione e della influenza sull'opinione pubblica. A questo punto devono correre ai ripari, e stanno correndo ai ripari, perché dov'è la sorgente? Visto che il mainstream è tutto una cialtronata di talk show finti come come un cammello al Polo Nord, direi così. I talk show sono una comica ormai, sto sentendo uno alla televisione di là, è una comica. Allora, questi non servono più, la gente li sente ma con un orecchio, con l'altro orecchio, cioè funziona quella che noi esperti diciamo di queste questioni chiamiamo la dissonanza cognitiva, cioè tu senti una cosa, ti raccontano una cosa, tutto roseo, tutto tranquillo, poi esci di casa e vedi che i trasporti non funzionano, la spazzatura non funziona, l'ospedale non funziona, non funziona la metropolitana, non funziona più niente, e tu dici ma cosa mi stanno raccontando questi coglioni o questi stronzi, scusa il termine. No, ci sta. Ecco, allora questo è un po' quello che sta succedendo. Allora loro cosa hanno fatto? La sorgente della come dire, dell'incredulità sta fuori dal mainstream, quindi dove sta? Sta sul web, e quindi nonostante il fatto che il web sia ormai diventato il terreno della disinformazione, dei servizi segreti, dei gruppi pagati, delle possenti organizzazioni che possono disporre di milioni, pensa per esempio al sito mondiale Avaaz, qualcuno l'avrà visto, quello è un covo di signori pagati profumatamente per ingannare la gente sul web. Poi si sono inventati i terrapiattisti per poter dire a tutti quelli che sono in dissenso che sono dei complottisti, hanno inventato il nuovo vocabolo complottisti, e quindi tutti i sistemi per, come dire, discreditare tutti coloro che hanno idee difformi a quelle del pensiero. C'è un esercito intero che lavora in questa direzione, tutti profumatamente pagati, siccome sono multimiliardari, padroni universali, possono pagare una valanga, cioè un esercito, così come hanno fatto l'ISIS, per intenderci. L'ISIS l'hanno costruito loro, ce l'hanno spacciato per essere un'organizzazione terroristica, in realtà l'hanno messa in piedi loro, con i loro soldi, con i loro miliardi, li hanno armati, organizzati, finanziati, informati. Quindi stessa cosa, hanno un ISIS dentro la rete è piena di combattenti contro il pensiero unico. Ma ecco il problema: c'è molta gente che comunque sfugge a questo tipo di controllo. E allora per esempio è divertente raccontare quello che ci ha raccontato lo stesso Zuckerberg. La scorsa estate ci ha comunicato che lui ha investito 100 milioni di dollari per, come dire, modificare il flusso comunicativo di Facebook. Pensa un po', vuol dire che Zuckerberg può, e pensa di poterlo fare, e lo fa, riesce a modificare il modo di pensare di 2,5 miliardi di utilizzatori di Facebook, perché tanti sono l'Occidente più un altro Occidente più un altro mezzo Occidente. 2,5 miliardi di persone nel pianeta su 7 miliardi sono utilizzatori di Facebook. Allora lui cosa dice? Io posso modificare il flusso delle loro idee, dei loro pensieri, dei loro desideri. E come si fa? Si riduce la quota di informazione, cultura, apprendimento, studio, comunicazione tra persone, e la si fa dirottare su che cosa? Sui vasi da fiori, sul gattino, sul cagnolino, sulle fotografie delle tue vacanze, oppure se prendi
Twitter su messaggi brevi, senza significato, con quasi niente significato, oppure se vai su Instagram, sulle storie, nulla di più effimero. Cioè loro sono molto potenti in questo senso, loro ormai sanno quali sono i pulsanti del cervello dell'uomo che devono essere schiacciati per orientare la sua attenzione, e orientare la sua attenzione significa dirottarla da qualunque idea di autonomia dell'individuo. Quindi ti fanno diventare una specie di consumatore incapace di riflettere, e lo può fare, ripeto, lo può fare. Quindi ecco l'operazione in corso, un'operazione multipla nella quale c'è la censura dei media su tutti coloro che parlano di cose serie o che vogliono vedere cose serie. Non tutte, per esempio, ci sono delle cose serie molto belle che adesso riusciamo a vedere, per esempio Netflix ormai è un altro cinematografo, un'altra forma di comunicazione di massa molto importante, e tutti gli imitatori, lì si vede ancora della roba seria, ma l'essenziale è chi è che ha il controllo del rumore di fondo. Questo concetto pochi ce l'hanno, ma questo sistema comunicativo informativo che controllano loro in gran parte è un rumore di fondo. Il rumore di fondo è quello che loro vogliono controllare. Poi c'è qualcuno, ci sei tu per esempio, ci sono io, c'è Mazzucco, che a un certo punto lanciano un urlo perché vogliono farsi sentire, perché conoscono le cose che stanno accadendo, che sono tremende, ci stanno portando via la terra, la proprietà, ci stanno espropriando tutti in termini di massa, stanno distruggendo il pianeta per guadagnare soldi. Allora qualcuno grida, ma a loro non importa se 10 persone gridano, perché il rumore di fondo li annullerà. Il rumore di fondo alto è come quando tu sei in mezzo all'autostrada, non è che senti uno che parla, in mezzo all'autostrada devi gridare, e in ogni caso non ti sente nessuno perché le macchine sprecciano una dietro l'altra. Quindi loro hanno elaborato una teoria molto raffinata, che è quella del controllo del rumore di fondo. E quando hai il controllo del rumore di fondo, praticamente hai anche la possibilità tranquillamente di lasciare a qualcuno la possibilità di protestare, di dire la verità. Capisci? È come andare, adesso faccio un piccolo scherzo, è come andare in un talk show, no? Ti dicono: oh, c'è un talk show, puoi parlare liberamente, no? Ti abbiamo invitato. Solo che normalmente, quando quelle rare volte che invitano una voce dissonante, che cosa fanno? Lo circondano con 10 cani arrabbiati che appena apri bocca ti saltano addosso e ti dicono: complottista. E quindi il trucco è questo, capito? Non è che non ti lasciano parlare, ti lasciano parlare sempre meno, evidente. Io in tutto questo ultimo anno credo di essere andato una sola volta in una trasmissione televisiva, non mi ricordo più quale, molto, molto marginale. Questo riguarda me. Io ho fatto un'inchiesta con Pandora TV, abbiamo fatto un'inchiesta quest'anno durante la campagna elettorale, precedente quella delle europee, e abbiamo visto che, alle campagne elettorali delle europee, e abbiamo visto che in tutti i talk show italiani, tutti presi insieme, dal TG1, cioè dalla rete 1 della RAI fino alla 7, hanno preso parte all'incirca, adesso non mi ricordo più i numeri esatti, ma siamo sull'ordine di grandezza questo, dunque 1500 persone, accidenti, 50 gente andati in televisione, 1500 persone. Però sulle 1500 persone che sono andate una volta in uno dei talk show di uno dei 7 canali, ce ne sono 30 sole persone che sono andate per il 60% in tutte le trasmissioni di talk show. Hai capito come funziona? Cioè ti fai fare un bel talk show, tanti talk show, inviti qua e là qualcuno, ma c'è un gruppo di 30-40 persone che sono quelle che devono ripetere tutte le giaculatorie che sono state decise dai padroni universali. E ci aggiungi naturalmente i conduttori, che sono tutti naturalmente stipendiati e controllati accuratamente, perché loro devono guidare il gregge. Quindi piglia tutti, io non faccio i nomi, ma li potrei fare. Il nome più noto
come dire, il più illustre di questi nomi è quello di Lilli Gruber. È un capolavoro, il suo 8 e mezzo è un capolavoro di perfidia, minacce, perché di fatto minacce. Io ho visto un'intervista della Gruber a Salvini, al povero Salvini, che normalmente si sapeva difendere, ma in quel caso la brutalità e la parzialità faziosa della conduttrice ha superato tutti gli elementi possibili e immaginabili di, diciamo, di tolleranza. Perfino Salvini è stato costretto alla ritirata da questo virago che lo ha letteralmente soverchiato su tutti i punti, continuamente facendogli domande ossessive, pretendendo da lui risposte impossibili, cioè praticamente per liquidarlo. E non solo, ma quando io ho visto quell'intervista mi sono detto: accidenti, che potenza, la signora Gruber può parlare così con l'uomo che praticamente ha con sé la maggioranza in quel momento degli elettori italiani. Vuol dire che lei sapeva la sua forza, lei sa che non è una giornalista, lei sa che dietro di lei c'è un consenso dei padroni suoi e nostri, perché lei faccia capire a tutti quelli che la vedono che non c'è speranza. E infatti, guarda un po', Salvini non è più al governo, vedi che forza. Non è che, non dico che è tutto a merito della Gruber, ma insomma siamo lì, lei ci ha dato il suo serio contributo, poi ci metti tutti gli altri che sono più o meno uguali, e quindi capisci quant'è la potenza della comunicazione del proprietario. Noi siamo un'eccezione, sappiamolo che siamo un'eccezione, però, e con questo concludo questa lunga, come dire, esposizione, quello che penso te lo dico con molta franchezza: si apre comunque, nonostante tutto quello che loro stanno facendo su tutti i fronti per impedircelo, si apre comunque un grande spazio. L'esistenza di Pandora TV, che era 5 anni fa una scommessa, si è rivelata giusta. Noi abbiamo scommesso che c'è un pubblico che non è riducibile al, come dire, al pensiero unico dei padroni. Esiste questo pubblico, è un pubblico numeroso, c'è BioBlu, altra esperienza di grande importanza, c'è Mazzucco con il suo luogo comune, ci sono decine di luoghi dove centinaia di migliaia di persone, anzi adesso milioni di persone, ormai vanno sistematicamente alla ricerca di tutta la politica che non c'è più nelle istituzioni, nelle televisioni, nelle radio. Quindi c'è, io vedo che comunque c'è la possibilità di una resistenza, e quindi bisogna organizzarsi meglio. Qualcuno dice anche di unirsi, no? Ho letto dei commenti quando appunto con Massimo sabato abbiamo parlato, no? Di Libera TV. Molti dicono: ma perché non vi unite appunto con BioBlu? Perché, cioè, proposte di unione piuttosto che di frammentazione. Poi è chiaro che non è facile. No, non è facile per niente, perché siamo disabituati tutti. Quindi c'è un problema che riguarda gli intellettuali. Gli intellettuali, anche quelli come noi, hanno un difetto, che sono spesso molto presuntuosi. Non mi tiro fuori neanche io, per carità, ma io sono 10 anni, anzi sono 15 anni, che cerco di fare quello che tu dici, cerco di unire, però ho visto la grande difficoltà, perché ciascuno pensa di avere la verità in tasca e ciascuno pensa di avere la soluzione al problema. Io invece penso che non sia così. Io questa illusione non ce l'ho. Io non credo di avere la soluzione al problema, perché non credo che una sola persona possa fare questa sintesi. Siamo in un secolo cambiato, completamente cambiato, in cui occorrono forze cospicue che si organizzino. L'organizzazione è quello che manca all'intelligenza e soprattutto a questa generazione. Io sono abbastanza vecchio da avere conosciuto la politica del XX secolo, e devo dire con molta franchezza che ritengo che era meglio allora, meglio di adesso. Perché? Perché la gente sapeva cosa voleva dire organizzarsi. Le condizioni erano diverse, ma l'organizzazione delle grandi masse era ancora possibile. E quindi c'erano i partiti di massa hanno svolto un immenso ruolo educativo. La fine dei partiti ha spezzato ogni legame, e noi siamo diventati
masse solitarie, ciascuno per sé. Adesso poi tutti con questa roba in mano, tutti, vero? Tutti con questa roba in mano, vai sul metro e vedi che la gente guarda il telefonino e non alza più neanche gli occhi, non si accorge neanche più che gli altri ci sono, gli altri non guarda neanche le belle donne, gli uomini se ne stanno lì, i ragazzi con gli occhi posati sul telefono. Quindi siamo stati frantumati. Allora la risposta però è questa: c'è un altro modo di fare politica che non sia quello di organizzarsi? Io non credo. Io credo che la politica è sempre stata la politica vera, la democrazia vera, è sempre stata quella degli uomini che si guardano, si parlano, si combattono, si criticano, ma si parlano, si vedono, si toccano. Qui non c'è più niente del genere. La piazza è stata trasformata nella agorà, l'agorà è diventata la televisione, non c'è più nessuna piazza. E quindi quando tu dici perché non provate a organizzarci, è un grande sforzo, perché noi dobbiamo andare contro la corrente del iperindividualismo, e questo iperindividualismo ce l'hanno in tanti, anche quelli come me che vogliono cambiare le cose. Io sono stato alla manifestazione l'altro giorno, sabato, il 12, dal titolo bello, io ci sono stato per quello, liberiamo l'Italia. C'erano secondo me 1500 persone, ho parlato, ti garantisco, non esagero, ho parlato ad almeno 150 di quei 1500, probabilmente di più. Ho fatto tutto il percorso, ho fatto un continuo dialogo con quelli che mi stavano intorno. Lo sai l'impressione che ho provato? Ed era gente, era gente che è andata in piazza, ci si è mossa da casa, molti venivano da lontano. C'era uno che veniva addirittura da Singapore, voglio dire, dal Veneto, c'era un po' da tutte le parti. Non lo sai che lontano? L'impressione più grande era che fossero 1500 persone, ciascuna con la sua idea. Le domande che mi facevano, tutti molto interessati, gente che ti vuol bene, gente che vorrebbe capire, ma nelle loro teste ci sono 1500 pensieri diversi. E se non unifichi questi pensieri, non avrai un movimento. E questi pensieri, tra l'altro, non solo non sono tra loro unificati, ma sono lontanissimi da ciò che pensa la grande massa dei consumatori che ci circonda, che non sa nulla. Io voglio essere proprio radicale. Milioni di italiani non si rendono conto in che mondo vivono, non sanno nulla del resto del mondo, perché nessuno gliel'ha detto. Non si rendono conto che sono stati derubati, non sanno neanche questo. L'unica cosa che avvertono, ecco, questo sì, questa è una cosa nuova, avvertono a milioni una grande infelicità. Non si vive bene, non si vive più bene. Magari abbiamo qualche soldo in tasca per comprarsi la torta o il gelato, ma non siamo più felici di prima, siamo molto meno felici di prima, e lo siamo in massa. Questo lo avvertono in molti. Io faccio, per esempio, ho scritto un libro, non so quanti l'hanno visto, che si chiama Putinfobia, e in questo libro il primo capitolo l'ho intitolato Come il guaito dei cani. E uno dice, ma che c'entra con Putin, con la Russia? No, volevo raccontare che come i cani, che hanno una caratteristica, i cani come gli animali, tutti gli animali sentono in anticipo l'arrivo di un terremoto, per esempio, e quindi sono inquieti, abbaiano, si muovono incerti, si agitano, tremano. I cani sentono il terremoto in anticipo, vuol dire che hanno un sistema che percepisce qualche vibrazione che viene da lontano e normalmente ci azzeccano. Ecco, noi non siamo cani, perché parliamo e perché abbiamo tante altre caratteristiche molto cosiddette superiori, però ho l'impressione che noi siamo in una fase in cui i popoli guaiscono, cioè anche noi sentiamo l'avvicinarsi di qualche cosa di molto poco piacevole, molto poco piacevole. Lo sentiamo con qualche altro senso che non sono le orecchie, che non sono gli occhi, seppure già cominciamo a vedere delle cose che non vanno niente affatto bene. Quindi in qualche misura tutto questo discorso mi porta a dire che questa inquietudine diffusa
si può trasformare in una reazione, in una rivolta, in una protesta e in una organizzazione delle masse che si devono difendere. Ecco, io credo che questo dovremmo cominciare a fare. Tutti quelli che hanno il pensiero vigile dovrebbero porsi il problema, dovunque essi si trovino, di organizzarsi con qualcuno, di ascoltare qualcuno, di coinvolgere qualcuno, perché da soli non potremo fare nulla. Questa è la mia filosofia di vita, per questo ho dedicato tutta la mia vita e tutte le mie capacità giornalistiche e quella cultura di cui sono capace a questo, a aiutare la gente a organizzarsi. Quindi quando mi dici mettiamoci insieme, io ti dico sì, voglio mettermi insieme, voglio vedere quanta gente è disposta a rinunciare a un pizzico della sua storia personale per andare incontro alle altre storie personali che valgono non meno della mia. Ti avrei chiesto infatti anche di Liberiamo l'Italia di sabato scorso. Te l'ho raccontato. Me l'hai raccontata in anticipo. Ti volevo chiedere però il senso di e anche quello che rimane di una giornata come quella. Nel senso, è un segnale, nel senso che viene preso con indifferenza, cioè al di là della bontà ovviamente del messaggio che dal punto di vista ideale è bellissimo, ma per quei padroni di cui parlavi prima è un qualcosa che li tocca minimamente, oppure con l'indifferenza annientano tutto? No, non li tocca, perché siamo pochi. Io sono convinto che in politica, sempre sono stato convinto di questo, in politica i rapporti di forza sono sempre decisivi. Non se uno grida di più, ma se non conta niente può gridare quanto vuole, appunto il grido del deserto, il rumore di fondo ti sovrasta. La questione chiave è che loro non sono spaventati, perché sanno che siamo ancora pochi. Se fossimo in tanti sarebbero spaventati. E ho l'impressione invece che siano spaventati anche loro, ma per altre ragioni. Io quando vedo per esempio tutto questo movimento che sorge all'improvviso, magicamente, Extinction Rebellion, Greta Thunberg, gli studenti che vanno in piazza, e improvvisamente è successo all'improvviso? È un guaito? No, non è un guaito, in questo caso non è proprio un guaito. Io ho l'impressione che qualcheduno abbia lassù in cima, quelli che io chiamo i padroni universali, e poi mi dicono che sono complottista perché dico che ci sono i padroni universali. I padroni universali ci sono, sì, non li ho definiti io padroni universali. Paul Krugman, premio Nobel per l'economia, li ha definiti padroni universali, non io. E quindi vuol dire che lui sa che ci sono, come lo so io. I padroni universali hanno capito che le cose non vanno molto bene. E hanno paura, sanno di avere logorato gran parte del nostro ecosistema, della biosfera, sanno che ci sono 7 miliardi di persone che possono diventare arrabbiate, non sanno come va a finire e non hanno una ricetta, perché hanno messo in piedi loro, e hanno naturalmente approfittato per la loro ricchezza, se è vero che 8-10 persone detengono più del 60% delle risorse della terra, sanno che hanno esagerato e quindi adesso stanno cercando di correre ai ripari. E quindi cosa fanno? Creano loro il movimento delle masse con un obiettivo. L'obiettivo è quello di far fuori le ultime resistenze, non hanno una strategia per il futuro, ma il loro obiettivo è quello di far fuori le ultime resistenze democratiche ancora esistenti nella cosiddetta Europa e nell'Occidente in generale. Che cosa sono queste resistenze? Sono gli stati, lo Stato italiano, lo Stato tedesco, lo Stato francese. Lo Stato deve essere scavalcato, annichilito, lo dicono. Lo Stato è un ostacolo per loro. Loro vogliono adesso amministrare tutto il denaro esistente per comprare gli ultimi beni e privatizzarli. Ma per far questo devono azzerare gli Stati, perché gli Stati sono gli ultimi baluardi dove le popolazioni possono esercitare ancora un qualche potere attraverso le istituzioni democratiche. Parlo dell'Occidente.
per esempio in Italia, prendi l'Italia. L'Italia è già stata in gran parte privatizzata, è già stata depauperata, è già stata depredata e continuano, però c'è ancora una Costituzione in Italia, una potente, straordinaria Costituzione democratica. E finché c'è quella, ci può essere un Di Matteo che va a finire al Consiglio Superiore della Magistratura, capisci la contraddizione? Loro, c'è ancora un Davigo, Pier Camillo Davigo, come si chiama? Sì, Pier Camillo. Sì. Voglio dire, questo per loro non è accettabile, perché finché ci saranno pezzi di Stato democratico, la democrazia continuerà a contrastare questo loro disegno. Quindi l'obiettivo è via gli stati, e che i soldi vadano direttamente alle grandi concentrazioni finanziarie, che saranno loro, ci dicono, che faranno l'economia verde. Non lo faranno naturalmente l'economia vera, perché no, non hanno neanche per la testa questa cosa qua, la gran parte di loro. In mezzo ai padroni universali ci sono anche le persone intelligenti che si rendono conto del pericolo, però la gran parte di questi non capiscono nulla, cioè sono ormai accecati dal denaro e quindi incapaci di guardare anche più in là. Uno dice, ma scusa, ma perché vuoi fare la guerra? Lo sai che c'è il pericolo di guerra mondiale? Lo sai che anche tuo figlio potrebbe morire in questa guerra? Ma loro pensano ai guadagni, non al figlio. Non vedono neanche più la loro famiglia. Sono diventati dei dementi. Questo è il pericolo che corriamo, che siamo in mano a gruppi di dementi. Poi tu dici, ma stai esagerando? No, non sto esagerando. Ti faccio un esempio per tutti quelli che ci ascoltano, me lo ricordo benissimo. Quando ci fu il crollo, diciamo così, del 2008, se non sbaglio, poco prima, c'era a capeggiare la Federal Reserve degli Stati Uniti d'America un certo Alan Greenspan, che tutti citavano come un guru, come citano adesso Mario Draghi, come un guru, no? E quando ci fu il crollo, qualcuno, lui se ne andò, lo cacciarono via un po' prima, e qualcuno, New York Times, andò a intervistarlo e gli disse, ma scusi signor Greenspan, lei fino a ieri era a capo della Federal Reserve degli Stati Uniti d'America, nella più grande concentrazione di ricchezza del pianeta. Com'è possibile che lei non avesse capito nulla? Cioè, com'è possibile che lei non si sia accorto di quello che stava succedendo? Oh, ho sbagliato la battuta. E lui rispose, e io l'ho letto sul New York Times, guardi, io non ci avevo capito niente. Fantastico. Dopo due giorni dal crollo, il presidente della Federal Reserve dice al New York Times, scusate tanto, non ci avevo capito niente. Ecco, noi siamo in mano a questa gente qui, hai capito? Questa è una cosa agghiacciante. Allora, no, torno al punto di prima, che mi hai fatto la domanda. Che succede? Stanno cercando di trovare una loro soluzione al problema che hanno creato. Tuttavia, chi ragiona sa che loro non potranno trovare questa soluzione e che comunque non sarà una soluzione molto piacevole. Perché? Perché il sistema sociale nel quale noi viviamo è un sistema che è assurdo di per sé, in linea di principio. Noi viviamo in un sistema economico chiuso. Qual è il sistema chiuso di cui sto parlando? Della terra. La terra è un sistema finito di risorse. Qui dentro c'è un volume, dentro questo volume c'è tot petrolio, tot gas, tot molibdeno, tungsteno, oro, eccetera eccetera, carbone. Questo è un sistema definito di risorse. Sì, certo, uno dice c'è il sole, l'energia del sole che arriva, ma l'energia del sole tanto ne arriva quanto se ne va. Ci fa vivere naturalmente, attraverso i vari processi biologici, eccetera, eccetera, del clima, cioè queste, se l'energia del sole arrivasse, restasse qui, noi dopo un po' saremmo una fornace. Quindi è chiaro che tanta ne arriva quanta se ne va. Ci fa vivere, ma se ne va. Allora, questo è un sistema finito di risorse dove tutte le caratteristiche fondamentali sono cicliche, a cominciare dalla
rivoluzione attorno al Sole, la rotazione della Terra, la rotazione della Luna, la rotazione delle galassie, tutto questo ha un carattere ciclico. Non c'è nulla di infinito. Eppure noi abbiamo creato un sistema economico che prevede grandezze infinite. Per esempio, il denaro noi lo possiamo creare all'infinito e lo stiamo creando all'infinito. Oh, una quantità sterminata di denaro. Se ci metti insieme tutti i derivati abbiamo raggiunto un volume di 200 volte il prodotto interno lordo del pianeta e ne creeremo ancora e continua a creare una mongolfiera che continua a gonfiarsi. Ma noi abbiamo altre grandezze infinite che non sono compatibili con un sistema finito di risorse. Il PIL, prodotto interno lordo, questo deve aumentare, questa è una grandezza che aumenta geometricamente, cresce, e cresce per definizione, perché un sistema come questo che non cresce, crolla. Quindi noi siamo maledettamente legati a un sistema che è destinato a crollare, perché le risorse saranno a un certo punto esaurite. Come, cosa avverrà, quando avverrà? Prima sicuramente dell'esaurimento, prima dell'esaurimento del petrolio, perché avremo dei gravi problemi quando già il petrolio comincerà a essercene meno e il gas altrettanto, e così via discorrendo. Per cui questi signori che hanno in mano tutto questo potere, i più intelligenti di loro sanno che la cosa non durerà in eterno, e per giunta le statistiche ci dicono che non durerà neanche fino alla metà di questo secolo. Molte cose accadranno da qui alla metà di questo secolo proprio perché siamo arrivati a quelli che il Club di Roma negli anni 60-70 definì come limiti allo sviluppo. Questo è il punto in cui ci troviamo, è un punto in cui la soluzione non ce l'ha nessuno. Hai un bel dire economia verde, ma l'economia verde produrrà anch'essa scarti, rifiuti, un'enorme quantità di modificazione, l'inquinamento atmosferico. Non so se si parla dell'aumento della temperatura, io ritengo che sia anche questo, perché l'effetto serra credo che ci sia, ma detto questo non è il punto di rimente, è che noi stiamo distruggendo comunque il pianeta, lo stiamo distruggendo, stiamo mangiando tutto il pesce. Adesso dobbiamo allevarlo artificialmente, perché quello che c'era nei mari l'abbiamo già mangiato tutto, e così via in tutte le direzioni. Quindi il mondo così com'è non può andare avanti a lungo, siamo ai limiti dello sviluppo e quindi siamo ai limiti di questo sistema. Il problema è di vedere se ci arriviamo, perché la mia opinione personalissima, ma che comincia a essere condivisa da molta gente, è che siccome viviamo in un caos assoluto in cui la distribuzione della ricchezza del pianeta è tutta nelle mani di un gruppo ristretto che sono i padroni universali, mentre miliardi di persone vivono nella indigenza più totale, miliardi, sto parlando di miliardi, se qualcuno pensa che le cose si mettano a posto da sé, cioè che il caos diventa ordinato, è come se pensasse che una frittata di uova lasciata a se stessa si ricompone nelle uova originarie. No, no, la frittata di uovo è frittata e non tornerà mai più uovo. Allora, ripeto, se qualcuno pensa che le cose si mettono in ordine così da sole, secondo me si sbaglia gravemente e a rischio della propria vita. Perché? Perché il pericolo più grande è la guerra. E se qualcuno... io trovo spesso della gente che quando vado a fare le conferenze dice ma che catastrofista, non ci può più essere la guerra, perché la guerra significherà lo sterminio di 2 o 3 miliardi di persone. Io rispondo sì sì, esattamente sì, anche di più, anche di più. Ma non è possibile, non sono mica matti. E io gli rispondo sì, sono matti, perché viviamo in un sistema che è assolutamente delirante e demente. Allora, perché dico così? Perché quando sarà il problema di decidere chi può bere acqua potabile e chi non avrà acqua potabile, quando si tratterà di decidere chi si può riscaldare e chi invece non si potrà riscaldare, e così via discorrendo, io sono certo che coloro che hanno la forza andranno a prendersi l'acqua dov'è, e quelli che non hanno la forza verranno respinti e uccisi.
e quindi ci sarà una grande guerra per le risorse innanzitutto e per il mantenimento in vita dei pochi che avranno il modo per restare in vita. Vivranno naturalmente come dei primitivi, anche loro, supponendo che sopravvivano, si troveranno in un mondo dove sarà difficile da vivere, molto difficile. Suggerisco a tutti quelli che pensano che io sono un catastrofista, come si suol dire, si leggano un libro, c'è un bellissimo libro, scusate, mi sono dimenticato il nome dell'autore, si chiama La Strada, leggetevelo, è la storia dei sopravvissuti a quello che io sto descrivendo, sto adesso descrivendo. Quindi sarebbe una bella lettura da fare nelle scuole. È un papà, è l'odissea di un papà e un figlio che stanno cercando di sopravvivere in un mondo che è già passato oltre quel limite, e anche i grandi padroni universali vivranno così. Questo è quello che penso. Quindi se sono qui a parlare con te e con quelli che ci ascoltano, e anche perché penso che sia necessario che si sveglino tutti, datevi una svegliata, perché questo mondo finisce male, e siccome ci siamo dentro, tutti noi finiremo male, e quindi bisogna cercare di fare in modo che i dementi che ci guidano siano disarmati il più presto possibile. Quindi diciamo che si potrebbe sintetizzare: il sistema sta per crollare sia dal punto di vista ambientale in chiave negativa, sia per quanto riguarda, no, questi pericoli appunto di una guerra diciamo simil mondiale, di cui no, paventi l'esplosione, no, già da tempo che tu lanci questo allarme, e dall'altra parte il sistema può crollare anche in positivo, no? Se una certa informazione e un parallelo risveglio di coscienze prende piede. Esattamente quello che penso. La comunicazione diventa in questo mondo l'arma principale per decidere se si vuole sopravvivere. Quindi, se dovessi fare un programma politico, io metterei al primo punto, sopra tutti gli altri, l'informazione della popolazione. Una popolazione informata e consapevole si difenderà e potrà decidere se andare là oppure in un altro posto. Una popolazione non informata è preda dell'ultimo pifferaio magico che ci porterà tutti ad affogare, come nella famosa favola. Questo è il punto, questa è la questione centrale. Quanta più gente sarà consapevole del punto dove ci troviamo, cioè dentro una svolta epocale che non ha precedenti nella storia dell'uomo con la U maiuscola, tanto più sarà alta la possibilità di evitare la guerra e di sopravvivere. A proposito di guerra, non posso non chiederti una tua lettura di quello che sta succedendo con la Turchia, con la popolazione curda. Leggo dall'ANSA che ci sarebbe un patto segreto tra Putin ed Erdogan per liberarsi di Trump, e anche qual è il ruolo in tutta questa vicenda dell'America, il vero ruolo, e della NATO. Oh mamma mia, hai cominciato proprio dal punto più comico di tutti, non saprei come definirlo, cioè alleanza di Putin contro Erdogan. Questa è la propaganda. Ecco, siamo entrati proprio dentro una delle dimostrazioni più evidenti della falsità del sistema informativo in cui viviamo. Questa sembra una posizione, hai detto l'ANSA, ma il giornalista che ha scritto, che io non conosco, che ha scritto questa scemenza, non si rende conto che è una scemenza, purtroppo, e chi ha deciso di pubblicarla anche lui non si rende conto che è una scemenza, perché viviamo in un mondo in cui gli scemi sono dominanti. Perché? Perché non ci può essere un'alleanza tra Putin e Erdogan, non è così. Putin ha un solo obiettivo fin dall'inizio, l'obiettivo è di conservare la Siria unita, perché è nell'interesse della Russia. E infatti quando è andato in Siria ed è intervenuto con i suoi aerei e ha massacrato letteralmente l'ISIS, l'ha fatto perché faceva il suo interesse, non è perché è buono, perché ha detto: se questi qui vincono, dopo un anno me li trovo tutti in Russia e quindi bisogna che li faccia fuori subito. E quindi la vittoria contro l'ISIS l'ha fatta Putin e la Russia,
gli altri hanno fatto esattamente il contrario. L'Occidente ha creato l'ISIS. Quindi dire che adesso Putin si mette d'accordo con Erdogan per fare una guerra sul territorio della Siria è una scemenza integrale, basata sul nulla, se non sulla propaganda antirussa. Perché invece di andare a guardare chi ha la responsabilità di quello che è accaduto, che sono proprio gli Stati Uniti, la NATO, l'Occidente, l'Italia, naturalmente si finge di non ricordarsi più niente. Ma chi è che ha pagato il cosiddetto esercito siriano libero prima? Chi è che ha pagato l'ISIS dopo? Si sono creati da solo. Ma dai, abbiamo tutte le prove, l'hanno pure riconosciuto loro, l'ha riconosciuto perfino il presidente Trump qualche l'altro ieri, che ha detto: ma perché siamo andati in Medio Oriente? Io voglio venire via, abbiamo speso 8 miliardi per niente. Quindi non c'è bisogno che lo dica io. A questo collega che ha scritto questa scemenza bisognerebbe ricordargli quello che ha detto Trump. Vai a informarti, l'ha detto il presidente degli Stati Uniti. Quindi non c'è nessuna alleanza tra la Russia e Erdogan. La Russia difende l'integrità territoriale della Siria. Dentro l'integrità territoriale della Siria ci sono i curdi siriani. E che cosa è accaduto? È accaduto che i curdi siriani, non il popolo curdo che non c'entra niente, ma i capi dei curdi che c'entrano, perché sono stati inquinati e si sono messi d'accordo con i servizi segreti israeliani, con i servizi segreti americani, con i servizi segreti curdi, turchi e così via discorrendo. Questa è la storia vera. E quindi adesso Erdogan fa i suoi interessi, perché vuole dare un colpo ai curdi siriani, perché vuole dare un colpo ai curdi che stanno dentro la Turchia. Quindi fa i suoi interessi. Poi aiuta, guarda chi aiuta il presidente Erdogan, aiuta l'ISIS, perché lì ci sono ancora pezzi dell'esercito siriano libero, che sono, si dice, circa 25.000 armati, un esercito. Ma lui sa che sono lì e che quindi possono sparare, per esempio, sia sui siriani che sui curdi. La storia è molto complicata, è piena di... ecco, l'unica cosa che ha un senso è che, siccome Putin non è stupido, anzi il contrario di stupido, Putin sa benissimo che il colpo che Erdogan infligge ai curdi spingerà i curdi a fare un'alleanza con Bashar al-Assad. Questa è l'unica cosa vera. Ma non è che la Russia vuole un'invasione turca e quindi la appoggia, non ci pensa neppure. La Russia sta con Bashar al-Assad, e siccome questa storia si trasformerà in un massacro di curdi, e poi i curdi, per difendersi, avranno bisogno proprio dell'esercito di Assad, il quale sta avanzando per fermare, non vogliono combattere. È chiaro che non vogliono combattere, perché la Turchia è un avversario molto solido, è un membro della NATO, tra l'altro, quindi è chiaro che la cosa non andrà oltre. Erdogan non vuole andare oltre i confini del Kurdistan, vuole dare una lezione ai curdi e poi dopo si ritirerà con calma dopo averli massacrati. Ma lì c'è già l'esercito siriano che ha stabilito le teste di ponte. Non andate oltre quel punto lì, perché oltre quel punto lì noi vi colpiremo. E la Russia ha già detto che è pronta a bombardare i ribelli dell'esercito siriano libero e così via. Questo è chiaro, mi sembra molto chiaro. Non c'è un'alleanza tra Putin e Erdogan, c'è uno scontro, soltanto che Putin vuole limitare lo scontro. Non farà certo la guerra contro Erdogan, contro la Turchia, non ci pensa neppure. Non ci pensa Trump, figurati se ci deve pensare Putin. Ma l'idea di un'alleanza è senza senso. Le cose finiranno così perché ci sono i dirigenti più intelligenti che le sanno prevedere. Ecco, questo è il punto. I curdi, per sopravvivere, dovranno allearsi per forza di cose con Bashar al-Assad, che fino al giorno prima, guarda caso, combattevano. Questo è il cambio, e questo purtroppo è la tragedia del popolo curdo. Un'ultima cosa vorrei dire, se mi consenti, su Amiri. Certo. Perché uno dice: ma perché Trump si è ritirato? Perché Trump all'improvviso ha deciso di tirare i suoi uomini fuori da quel pantano?
perché è diventato pacifista. No, non credo proprio. Questo è il risultato di una lotta politica interna agli Stati Uniti. Nessuno lo scrive, ma io lo vedo, si vede con un minimo di attenzione, si vede. Cioè, quello che è accaduto in Siria negli ultimi due anni, da quando è stato eletto Trump alla presidenza della Repubblica, dello Stato americano, sono successe molte cose strane che hanno dimostrato, secondo me, incontrovertibilmente, che Trump questa storia della guerra in Siria non piace, non l'ha fatta lui, l'ha decisa Barack Obama, premio Nobel per la pace, e lui non la vuole. E quindi lui ha cercato di tirare indietro il piede, ma chi è che gli ha giocato gli scherzi più importanti? Guarda, chi è che ha fatto accusare Bashar al-Assad di avere usato le armi chimiche? Chi c'è dietro questa storia? Guarda, ci sono gli americani, c'è il deep state americano, c'è la CIA, c'è Israele, ci sono i servizi segreti della NATO che hanno remato perché tutti i tentativi di finire questa guerra finissero in uno scontro ulteriore, anzi in un aggravamento dello scontro. Vedi cos'è accaduto? Quindi dire che Putin si è messo d'accordo con Erdogan significa nascondere la verità, è che il presidente degli Stati Uniti se ne vuole andare via perché i suoi nemici interni e Israele che è d'accordo con i suoi nemici interni e i servizi segreti britannici che sono d'accordo con i suoi nemici interni la smettono di mettergli i bastoni tra le ruote, così come è avvenuto nell'incidente del Golfo Persico, dove a un certo punto, ve lo ricordate, poco tempo fa, un mese fa, è avvenuto l'incidente che un drone americano della CIA, naturalmente, perché Trump secondo me non c'entrava niente, un drone americano viene abbattuto dalla CIA del Pentagono, scusate, ma le due cose sono equivalenti, un drone americano viene abbattuto, allora immediatamente dopo, ve lo ricorderete, si convoca il Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti e Trump e insieme ai suoi generali stanno valutando l'opportunità di bombardare gli impianti nucleari iraniani. La situazione è tesa al calor bianco, tutti si aspettano un'azione militare degli Stati Uniti per vendicare l'abbattimento del drone, e a un certo punto questo è stato raccontato dallo stesso Trump, quindi io riferisco cose che lo stesso protagonista ha raccontato, quindi con dei tweet. Allora lo stesso Trump dice, a un certo punto si rivolge ai circostanti, tra i quali c'era anche Bolton, il super Falco Bolton che poi ha licenziato, e dice: ma scusate, se noi bombardiamo gli impianti nucleari iraniani, bombardamento delimitato, quanta gente morirà? E un suo generale vicino gli dice: beh, 200 morti, credo che fosse questa una cifra, 200 morti. Allora lui si rivolge agli astanti e dice: ma scusate, ma 200 morti contro zero non è una cosa che si possa fare. Se noi bombardiamo facciamo 200 morti tra gli iraniani contro zero, perché il drone non aveva neanche un pilota a bordo, non si può fare. E così Trump, con una battuta che ovviamente farebbe scappare da ridere a chiunque salvo ai giornalisti italiani, dice che non ci vuole l'attacco americano. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il presidente americano non aveva nessuna voglia di bombardare l'Iran e trova come giustificazione quella di non voler uccidere 200-300 iraniani a guardia delle installazioni militari iraniane. È uno solo degli esempi, ce ne sono numerosi, in cui è evidente che qualcuno negli Stati Uniti non solo non agiva in armonia con le decisioni e le volontà del presidente, ma cercava di creare dei casus belli, delle occasioni di guerra e di scontro per provocare lo scontro più ampio, che è quello che vuole Israele, Netanyahu e compagni, lo scontro con l'Iran. Chiunque capisce che questa è un'altra delle demenziali pensate dell'Occidente, in questo caso sotto veste israeliana, perché se ci fosse una cosa del genere noi arriveremmo vicinissimi a una guerra mondiale, ma proprio vicinissimi, perché dopo due ore dall'inizio di questo bombardamento
tutti gli impianti dell'Arabia Saudita sarebbero bombardati dai missili iraniani. Tutte le navi che circolano nel Golfo Persico e nello stretto di Hormuz sarebbero abbattute e affondate, perché gli iraniani hanno le armi per farlo. Dopodiché l'intera Europa resterebbe senza il 30% dei rifornimenti di petrolio, perché tanto è il petrolio che passa attraverso lo stretto di Hormuz e che viene dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi. Bene, che succederebbe in Europa se improvvisamente il prezzo della benzina balzasse dall'attuale euro e mezzo o qualcosa del genere a 10 euro al litro? Che ne sarebbe dell'economia europea? Noi avremmo un crollo generalizzato, la NATO interverrebbe dopo 2 minuti e avremmo la guerra mondiale. Quindi voi capite in che situazione siamo. Raccontando bugie sull'attuale guerra di Erdogan in Kurdistan, noi nascondiamo i pericoli che ci sono. Trump ha deciso di togliersi dai piedi, grande gesto di una grande intelligenza al quale io non posso che plaudire. Ma lasciamo stare Putin, che non c'entra proprio niente. Gli organizzatori della guerra in Siria sono stati, li elenco in ordine di importanza: Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia, perché è membro della NATO, e Turchia, più Israele e Arabia Saudita. Questo è il quadro. È lì che bisogna puntare lo sguardo, è lì che bisogna mettere la lente di ingrandimento, non su Putin, che non c'entra niente. Putin dovremmo solo ringraziarlo per avere martellato per 2 anni di seguito l'ISIS e averla distrutta, salvo questi ultimi mercenari che saranno poi utilizzati, se non li fa fuori qualcheduno, magari contro l'Europa domani o dopodomani, per fare un po' di terrorismo e terrorizzare le popolazioni europee. Ti faccio proprio l'ultimissima domanda, che ritorna al titolo di uno dei tuoi libri che ricordavi prima, Putinfobia. Perché c'è questa, cioè, da una parte, diciamo, si dice, no, che dal mondo sovranista c'è ammirazione verso Putin, no? Sai che c'è questa storia che riguarda la Lega, questo presunto scandalo che viene fatto, no, quotidianamente pesare a Salvini, da una parte. Dall'altra invece c'è una sorta di demonizzazione di Putin, come se fosse o rappresentasse chissà quale pericolo. Ecco, come mai ci sono secondo te queste letture anche mediatiche su questa figura? Ma perché Putin ha fatto un grande sgarbo all'Occidente. L'Occidente aveva, l'America in primo luogo, aveva praticamente colonizzato la Russia nel 1989, caduta del muro di Berlino, 1991, crollo dell'Unione Sovietica. Dopodiché l'America era convinta che la Russia l'aveva fatta fuori e non sarebbe più risorta. Il famoso piano di Brzezinski, che diceva: prima bisogna abbattere l'Unione Sovietica, poi bisogna abbattere la Russia, perché è troppo ricca, troppo grande, e diventerà comunque un pericolo per noi. Aveva ragione in un certo senso. Allora, 1991 crolla la Russia, viene Yeltsin. Boris Nikolaevich Yeltsin era un agente dell'America, un farabutto, un ubriacone e anche agente dell'America, che ha venduto la Russia. Però nel 2000, 9 anni dopo, per la circostanza imprevedibile della storia della Russia, viene al potere un uomo come Putin. E Putin, non subito, ma a un certo punto, cioè dopo 2 anni, ha capito che se voleva essere presidente della Russia e non un governatore degli Stati Uniti, avrebbe dovuto riarmarsi e avrebbe dovuto ricostruire la verticale del potere, come si diceva in Russia, la verticale del potere che era finita dopo il crollo del Partito Comunista. E lo ha fatto. Lo ha fatto perché aveva capito che l'America non gli avrebbe lasciato tregua. E siccome la Russia è la Russia, e questo non si può spiegare facilmente agli italiani, la Russia è la Russia, la Russia è uno spirito, la Russia è un grande popolo che ha una storia gigantesca, immensa, oltre che una cultura immensa. E quindi lui si è reso conto che l'America avrebbe
prima o dopo creato dei gravi problemi al suo paese. E infatti aveva ragione, perché nel 2002, io le date me le ricordo tutte perché sono date scolpite nel marmo, nel 2002 il presidente George Bush, cioè diciamo un anno dopo l'11 di settembre del 2001, decide di uscire dal trattato antimissile balistico. Nessuno ne sa niente, nessuno ne ha capito niente, pochissimi ne hanno scritto, solo gli esperti. Ma quella decisione è stata una decisione importantissima, se non altro perché ha fatto capire a Putin che non poteva mettersi d'accordo con questa America. Perché uscire dal trattato antimissile balistico unilateralmente significava dire alla Russia: guardate che noi adesso ci costruiamo un sistema antimissile e prima o dopo noi vi bombarderemo con le nostre atomiche e voi non potrete rispondere. Questo voleva dire la fine dell'equilibrio del terrore. E Putin ci ha messo 6 o 7 anni e ha ricostruito una Russia molto potente e temibile, perché sapeva di poterlo fare. L'Occidente pensava di averli fatti fuori, di avere comprato mezza Russia, di avere con gli oligarchi, diciamo così, svirilizzato ogni possibilità di difesa dei russi, e invece gli è andata male. E improvvisamente nel 2010, mi pare, Putin va a Berlino e fa un discorso in cui dice: adesso basta, adesso avete esagerato, adesso noi vi diciamo che oltre non vi lasciamo andare. Questa è la storia della putinfobia, dell'odio di Putin o della riduzione di Vladimir Vladimirovich a Hitlerum, come ha detto mio amico, reduzio ad Hitlerum, cioè la riduzione di Putin a Hitler, come avevano già fatto con Milosevic, come hanno fatto con Gheddafi, come hanno fatto con Assad, come hanno fatto con Saddam Hussein, tutti Hitler, non so se ve li ricordate, è diventata una specie di mantra, no? Tutti coloro che si oppongono all'impero sono degli Hitler, soltanto che far fuori Assad si può, far fuori Gheddafi si può, già far fuori Assad si è rivelato molto difficile. Certo, Milosevic ce l'hanno fatto fuori, però far fuori Putin è un'altra cosa, e la Russia è diventata di nuovo protagonista mondiale. Questo non glielo perdoneranno mai a Putin, e quindi tutta questa isteria anti-Putin che abbiamo visto svilupparsi nel corso degli anni, la provocazione in Ucraina, il colpo di Stato nazista organizzato dall'America direttamente dalla signora Nuland, oppure l'abbattimento del Boeing malaysiano sul territorio del Donbass, oppure l'avvelenamento di Skripal, che non c'è mai stato, perlomeno non da parte russa, in Gran Bretagna, eccetera, e tutte le provocazioni successive, e tutta l'isteria anticomunista che continua, anticomunista, perché nella testa di qualche imbecille italiano c'è ancora che Putin sia un comunista. Mi scappa da ridere. Tra l'altro, mi ricordo adesso, mi viene in mente che Eugenio Scalfari, in uno dei suoi editoriali dell'anno scorso, mi pare, ha addirittura detto, ha definito Putin il capo del comunismo mondiale. Ti rendi conto? C'è una cosa pazzesca. Putin è il capo del comunismo, Putin è il capo di un paese capitalista, non ha nulla a che fare con il comunismo. Tra l'altro, una cosa del genere è altamente offensiva. Io fossi stato al posto di Xi Jinping, avrei mandato una lettera al signor Scalfari e gli avrei detto: ma scusi, ma lei è impazzito? Io ho un partito comunista in Cina di 80 milioni di membri e lei chiama Putin il capo del partito del comunismo mondiale. Ma insomma, ragazzi, siate un po' educati, come si suol dire, perché in Cina formalmente c'è un partito comunista al potere che ha 80 milioni di membri, e Scalfari, poverino, come dire, non è forse più lucido quanto basta, scrive che Putin è il capo del comunismo mondiale. Siamo proprio al delirio. E quindi ho scritto il libro, che in realtà aveva come titolo Russofobia 2.0. Poi l'editore mi ha detto: ma non capirà niente nessuno, nessuno sa che cos'è la russofobia, chiamalo putinfobia, così facciamo un po' di numero. E io ho detto: bravo, bravo, aveva ragione lui, perché il libro si è venduto abbastanza bene, perché il titolo richiamava Hitler, capito? Putin uguale Hitler. Mi scappa,
non posso che dire, mi viene proprio da ridere il livello di questo dibattito politico in Italia, così penoso, così stupido, fatto di gente che non sa nulla e che ripete a menadito quello che dice il New York Times. Quando non sa che cosa dire, va a leggere il New York Times e poi ce lo riferisce, e questo viene considerato commento politico ad alto livello. Ecco, punto. Questo è il quadro. Putinfobia, anzi, tra l'altro, se mi permette, mi faccio un po' di reclame. Ho scritto un libro che è uscito proprio in questi giorni per gli editori 1 di Torino, che si chiama Chi ha costruito il muro di Berlino? Mi sono un po' divertito, ho messo il punto interrogativo. Chi ha costruito il muro di Berlino? Ci ho messo il punto interrogativo, perché tutti credono di sapere che il muro di Berlino l'hanno costruito i sovietici, Stalin in persona, e che quindi sono molto cattivi. E io invece gli racconto una storia un po' diversa, anzi molto diversa, e leggere quel piccolo librettino sarà molto istruttivo per molta gente che crede di aver interpretato gli eventi politici della guerra fredda nel modo giusto. Sì, è vero, il muro di Berlino l'ha costruito Stalin, ma perché l'ha costruito non lo sa nessuno, meglio, non lo sanno tutti quelli che hanno pensato e continuano a pensare che la seconda guerra mondiale l'ha vinta l'America. Se vai in giro per strada troverai e chiedi alle prime 10 persone chi ha vinto la seconda guerra mondiale, ti diranno l'ha vinta l'America, che è la più incredibile delle ignoranze, perché la seconda guerra mondiale non l'ha vinta l'America, l'ha vinta l'Unione Sovietica, e l'ha vinta a partire dalla grande vittoria di Stalingrado, in cui l'esercito tedesco è stato frantumato e distrutto definitivamente. Questo non lo sa quasi nessuno, se lo sono dimenticati, ma la Russia è Stalingrado, la Russia è la vittoria della seconda guerra mondiale contro il nazismo, la Russia è una potenza. Qualcuno dirà che io sono diventato troppo, diciamo così, spiritualista, ma io sono convinto che la Russia è una potenza perché ha una coscienza di popolo potente. Non è un loro merito, eh. Credo che solo un popolo grande come quello, con quella storia che ha avuto lungo 9 fusi orari, sia un popolo che ha una grande coscienza di sé. E quindi è difficile abbattere un popolo così. E anche per i più ricchi, i più armati, sarà molto difficile batterlo. Questo è quello che penso. Per questo ho scritto il libro, perché volevo guastare la festa a tutti quelli che adesso celebreranno a novembre la caduta del muro di Berlino. Voi celebrate la caduta del muro di Berlino, e io vi racconto come è stato creato il muro di Berlino e perché. E quindi, come dire, giro da un'altra parte la banderuola della storia. Grazie a Giulietto Chiesa, salutiamo anche la Uno Editori, che insomma sono cari amici, e quindi ci fa piacere che il secondo libro che pubblichi con loro, no? Ce n'era stato anche un altro. Il primo è Caos Globale, in cui ho raccontato tutte le cose che ho detto questa sera. In Caos Globale c'è tutto il disegno che ho raccontato stasera. Grazie davvero Giulietto Chiesa, ricordiamo anche liberatv.it di cui abbiamo parlato all'inizio, e allora un caro saluto Giulietto, grazie e a presto. Grazie. Altrettanto a voi e tutti, arrivederci. Ciao.